Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Live, parte numero 2, quella dedicata alle immagini, alle interviste, agli episodi da Moviola, qualora ce ne fossero, ai vostri contributi al 392-623-7060, WhatsApp o SMS. Vi ricordo che potete seguirci, oltre che sul canale 13 del Digitale Terrestre per Abruzzo e Molise, anche in live streaming sia sulla nostra pagina di Facebook che anche per, magari per chi è più appassionato, sulla nostra live di Twitch che è H24, quindi a qualsiasi ora chi ha Twitch sul telefono o anche sul PC può seguirci senza problemi, senza interruzioni. In Serie C, vittoria per il Pescara ad Olbia 0-3, con cui apriremo questo numero dell'Abruzzo del Pallone. Sempre in Serie C, sconfitta interna per il Pineto contro la Juventus Next Gen 1-2. In Serie D, vittoria dell'Aquila a Vasto Girardi. La formazione di Cappellacci fa il suo, ma fa il suo anche il Campobasso di Pergolizzi, che passa 1-0 a San Benedetto del Tronto, e i punti rimangono sempre 4 di distanza tra Campobasso e l'Aquila a 3 giornate dalla fine. Lo scontro tutto abruzzese del Savini di Notaresco, tra Notaresco e Chieti, finisce senza reti, 0-0. Torna la vittoria l'Avezzano, e lo fa in uno scontro in salsa playoff contro la Vigor Senigallia, che era veramente molto delicata. In Eccellenza invece doveva essere il giorno della festa del Teramo, non è così, festa rimandata per i biancorossi di Marco Pomante, che impattano allo Zanni di Pescara 1-1 contro lo Spoltore, e con la vittoria contestuale del Giulianova tutto probabilmente rimandato alla prossima settimana. Saluto innanzitutto in regia Maurizio Daqui, che mi seguirà anche questa sera. In redazione do la buona serata ad Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. E diamo il benvenuto ai nostri studi. Siamo particolarmente lieti di avere con noi Daniel Sannipoli. Ciao Daniel. Buonasera, buonasera. Centrocampista del Pineto, per cui ringraziamo anche la società biancazzurra per averlo messo a nostra disposizione. I numeri della giornata di campionato, partendo dalla Serie C, ovviamente. Intanto in Serie A 1-1 tra Udinese e Roma. Pereira ha risposto Lukaku. 36esima giornata. Da questo momento in poi ne mancheranno due, per chi ovviamente ha già giocato, per chi deve giocare, tre partite per chiudere la stagione regolare. Vittoria della Fermana 2-1 contro la Lucchese. Olbia Pescara 0-3, Pineto Juventus Next Gen 1-1, Ancona Sestri Levante 3-1, vittoria in rimonta per l'Ancona. Virtus Entella Spal 1-2, fino a qui siamo ai finali, poi si stanno giocando Carrarese Rimini 1-0, Gubbio Pontedera 0-0, alle 20.45 la sfida del Benelli di Pesaro tra la Vis e Perugia, domani Arezzo Torres sempre alle 20.45 e Cesena Recanatese. Vediamo la classifica. Dopo 36 giornate di campionato, vi ricordo che ovviamente le squadre con gli asterischi hanno ancora da espletare il loro appuntamento. Cesena, già in Serie B, promosso a 89 punti, 72 per la Torres, 67 per la Carrarese, 62 per il Perugia, 55 per il Gubbio, 52 per il Pescara, che dunque sale al sesto posto. Juventus Next Gen e Pontedera 51, Arezzo 48, Rimini 47, Pineto Lucchese 44, Spal 43, Virtus Entella 42, Sestri Levante 41, Ancona 38, qui inizia la zona playout, 37 per la Recanatese, 33 per la Vis Pesaro, 31 per la Fermana, chiude l'Olbia con 25 punti. Serie D, girone F. Qui eravamo alla giornata numero 31 di campionato. Fano Roma City 1-0, Avezzano Vigor Senigallia 3-1, Forse Impronese Atletico Ascoli 1-1, Notaresco Chieti 0-0, Riccione Matese 2-0, San Benedettese Campobasso 0-1, Sora distrugge il Tivoli 5-0, Termoli Real Monterotondo 2-1, Vasto Girardi L'Aquila 0-1. Anche qui classifica comanda il Campobasso, come detto, a più 4 sull'Aquila, 65 per la formazione molisana, 61 per il rossoblu di Roberto Cappellacci, 54 punti per la San Benedettese, 50 per l'Avezzano, 49 per la Vigor Senigallia. Dunque controsorpasso dell'Avezzano sulla Vigor, e riprende la formazione biancoverde il quarto posto. La Vigor Senigallia chiude il lotto playoff, 48 punti per il Roma City, 47 per il Chieti, 44 per il Notaresco, 41 per l'Atletico Ascoli, 38 per il Termoli, 37 per Sora e Forse Impronese, Real Monterotondo 35, Riccione 34, Tivoli 31,
Fano 29, Vasto Gerardi 26, chiude la classifica il Matese con 25 punti. Chiudiamo con l'Eccellenza, massimo campionato regionale, giornata numero 32, Capistrello Vastese 2-2, Casalbordino Celano 3-2, Castelnuovo Montesilvano 6-2, Folgore Delfino Curi Sant'Egidiese 1-1, Giulianova Sulmona 2-0, Pontevomano Angolana 0-1, San Buceto Torrese 2-1, Spoltore Teramo 1-1, Virtus Cubello Fossa Cesia 6-1. Vediamo la classifica, in testa sempre il Teramo che ha 6 punti di vantaggio sul Giulianova, 82 per i biancorossi, 76 per i giallorossi, 59 punti per la Folgore Delfino Curi, 55 per il Castelnuovo, 54 per l'Angolana, 46 per il Sulmona, 44 per la Virtus Cupello, 43 per Casalbordino e Torrese, 41 per Vastese, San Buceto e Celano, 39 per lo Spoltore, 38 per il Pontevomano, 36 per il Capistrello, 27 per la Sant'Egidiese, 24 per il Montesilvano. Chiude la classifica Fossa Cesia con 10 punti. Non perdiamo tempo, partiamo dal Bruno Nespoli di Olbia per la vittoria del Pescara 0-3. Il servizio firmato per noi da Paolo Renzetti. Dopo 6 KO di fila lontano dall'Adriatico, il Pescara torna alla vittoria in trasferta, battendo per 3-0 al Bruno Nespoli, un Olbia quasi rassegnata. Successo mai in discussione per i biancazzurri che dopo il 2-0 del primo tempo hanno nella ripresa amministrato il risultato, chiudendo il match al 90esimo con il tris firmato da Sassanelli. Ora Ancona e Fermana per chiudere al meglio la stagione regolare e concentrarsi poi sui playoff. Cascione ritrova in difesa Pierno al posto dello squalificato Milani e Aloia centrocampo per D'Agasso. Bianchi di casa con l'ex Dessena centrocampo e in avanti il bomber Ragazzu. Nel caldo pomeriggio del Nespoli dirige Virgilio di Trapani di fronte a 400 spettatori con una settantina di tifosi pescheresi che anche in terra sarda non hanno voluto far mancare il loro calore alla squadra. All'undicesimo minuto Ragazzu riceve palla in area da posizione centrale, tira debolmente con Plizzari che para. Più complicata al dodicesimo la risposta del portiere pescarese sul colpo di testa di Bianchimano. Bravo il portiere del Delfino a rifugiarsi in calcio d'angolo. Gara veloce con la formazione di Cascione che si vede al tredicesimo con il tiro insidioso di Aloi deviato in angolo da Van der Bant. Sale la pressione del Pescara che al ventiduesimo resta in superiorità numerica visto che Virgilio di Trapani estrae il rosso diretto a Montebugnoli per fallo su Merola. Passano 2 minuti e il Pescara manca clamorosamente il vantaggio ancora con Merola che calcia sul portiere dell'Olbia in piena area di rigore. Il tecnico di casa dopo l'espulsione del suo difensore manda in campo Fabbri per l'attaccante Catania. Il Pescara sposta il baricentro del gioco in avanti con Tuniov che al trentunesimo quasi dal limite calcia di poco alto. Al 34esimo si rivede l'Olbia con Bianchimano che di testa chiama Plizzari alla parata centrale. Sul capovolgimento di fronte ancora pericoloso il Delfino poi con Merola che in area calcia di pochissimo al lato. Si arriva così ai minuti finali di primo tempo con Pierno che al 40esimo viene sgambettato in area sarda da Bellodi. Per Virgilio di Trapani non ci sono dubbi con il fischietto siciliano che indica il dischetto e dunque il calcio di rigore dagli 11 metri. Davide Merola è freddissimo mettendo il pallone alle spalle del portiere di casa per la rete dello 0-1. 16esimo gol stagionale per l'attaccante pescarese, sempre più bomber del Delfino. Il finale di primo tempo è poi ancora più dolce per il Pescara che al 46esimo, grazie ad una grande giocata di Accornero, trova il gol del 2-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco fra le vibranti proteste locali verso il direttore di gara siciliano. Nella ripresa al terzo biancazzurri vicini alla tris con Van der Bant che dice no ad Accornero sul doppio vantaggio in superiorità numerica. La squadra di Cascione prova ad amministrare il match. Il tecnico pescarese manda in campo al nono Vergani per Cupone. Meno emozioni rispetto al primo tempo con Plizzari e compagni che si rivedono al 34esimo con De Marco che poco convinto calcia dalle parti di Van der Bant. I minuti finali di gara vedono al 44esimo il tris firmato da Luca Sassanelli che su cross di Cangiano realizza di testa il gol del 3-0. Primo brindisi stagionale per l'ex Fidelis Andria festeggiato dai compagni per il primo gol in maglia biancazzurra, poi il triplice fischio finale di Virgilio che non fa recuperare nulla mandando al 90esimo le squadre negli spogliatoi. Olbia 0, Pescara 3 e biancazzurri di nuovo vittoriosi in trasferta dopo oltre 2 mesi. Io vorrei sottolineare la maturità di questa squadra che non ha sottovalutato una partita che sulla carta poteva apparire semplice. Sì, ho premuto molto su questo tasto qui perché
Bisognava approcciare benissimo la gara, perché sapevamo che comunque all'inizio della partita sarebbe stata tosta. Ci siamo fatti trovare pronti e poi dopo a livello offensivo siamo stati bravi a proporci, a girare palla velocemente, specialmente il primo tempo dove abbiamo trovato tante occasioni, potevamo chiudere prima, però sta crescendo la squadra, sta crescendo sotto il profilo caratteriale soprattutto, perché poi dopo a livello tattico mi interessa fino a un certo punto, per essere pronti come squadra e cercare di essere protagonisti bisogna acquisire subito una mentalità vincente e quindi fare bene tutte e due le fasi. Ecco, possiamo dire una vittoria comunque della maturità, anche perché questa squadra prima della gara di oggi era reduce da 6 sconfitte in trasferta. Ma va bene, quello che è successo prima diciamo conta relativamente, questo è un nuovo percorso per loro insieme a me, quindi sono cose nuove da magazzinare mentalmente e lo stanno facendo molto molto bene, perché sono tutti a disposizione, mi stanno dando una grandissima mano e delle grandi conferme, anche quelli che sono entrati hanno capito subito il tipo di partita che dovevamo fare, anche se i ritmi sono abbassati, però eravamo sempre sul 2-0, un po' di timore comunque di lasciare campo, di sbagliare qualcosa c'era, però ho visto una squadra che ha capito anche i tempi del gioco, hanno saputo accelerare quando c'era da farlo e temporeggiare quando la partita richiedeva questa cosa qui. E dunque è successo 3-0 per il Pescara, vediamo la classifica. Dani, ti chiedo un giudizio, perché queste sono le gare in cui sulla carta pensi che la cosa sia scontata, poi in realtà le partite vanno giocate, c'è stata l'espulsione di Montebugnoli, l'Olbia in 10 in chiara difficoltà, però fino a quel momento insomma la formazione sarda aveva tenuto bene il campo. Il Pescara al 6° posto, è chiaro che si dice sempre ci si prepara al meglio per i playoff, ma cosa vuol dire prepararsi al meglio per i playoff? Vincere? Beh, assolutamente, per trovarti in quella zona di classifica sicuramente queste partite diciamo sono quelle da non sottovalutare, perché sono quelle con più insidie che appunto se le prendi sotto gamba ti fai molto male, e quindi vincere queste partite è fondamentale per arrivare lì ai playoff. Ti aspettavi qualcosa in più in meno dal Pescara? Qualcosa in più probabilmente? Sì, assolutamente, il Pescara c'è, diciamo, una grande piazza, un grande tifo, una grande squadra, quindi magari qualche posticino in più in classifica se lo aspettavano quasi tutti, diciamo. Due cambi in panchina, uno dovuto per i problemi di salute di Zdenek Zeman, poi c'è stato l'intermezzo Bucaro, adesso c'è Cascione. Come vive un giocatore tanti cambi durante l'anno, anche con modi differenti di interpretare le partite? Sicuramente non è una cosa piacevole per il giocatore, perché cambiare sempre modo di allenamento, magari modulo, e per il giocatore è non brutto, però è sempre cose nuove, tipi di allenamenti diversi, quindi cioè, una stabilità è fondamentale secondo me per fare un buon campionato. Davide Merola, 16 gol in stagione, questo te l'aspettavi? Sinceramente no, non penso anche lui, 16 gol sono tanti, e è un grande giocatore, però se lo merita, diciamo. Andrea, in gol anche Sasanelli, e dire che ad un certo punto di Merola si diceva crea tanto, non segna mai. Poi da Pontedera in poi, vado a memoria, da Pontedera in poi si è sbloccato questo giocatore, ha fatto una messe di gol. Sì, il Pescara ha trovato il suo bomber, che non è il centravanti, è l'esterno d'attacco, ma era importante comunque trovare un giocatore che desse continuità alle marcature, anche perché il centravanti Cuppone si è fermato al mese di gennaio, però diciamo che poi sostanzialmente fare gol per il Pescara non è stato mai un grosso problema, perché 57 gol segnati dicono che i numeri dell'attacco sono importanti. Era la fase difensiva l'aspetto che più preoccupava. Cascione ha registrato quella fase, perché il Pescara ha preso gol nelle sue 4 partite solo a Cesena verso la fine sugli sviluppi di un calcio piazzato, nelle altre 3 partite 0 gol subiti, quindi un miglioramento c'è. È chiaro che è tardi e ci sono poche partite e non si può dire che questo è un miglioramento definitivo, però comunque il lavoro che è stato improntato per dare più compattezza alla squadra, se dovessimo giudicare queste 4 partite dovremmo dire
che è un risultato, è un lavoro che sta pagando. Sulla fase offensiva c'è molto ancora da fare, nonostante i numeri offensivi siano ottimi, ma sono numeri imputabili alla gestione Zeman Bucaro, mentre i tre gol di oggi a Olbia fanno relativamente testo, nelle precedenti tre partite un solo gol segnato, quindi lì il Pescara può e deve tornare a crescere, perché bisogna trovare il giusto compromesso tra una fase difensiva che ti fa subire pochi gol e una fase offensiva che comunque riesce a produrre. Non c'è molto tempo, ora bisogna badare anche molto all'essenziale, l'essenziale è migliorare la classifica per quello che si può. Il quinto posto ora dipenderà anche dal Gubbio, ma è molto difficile. La cosa più concreta è riprendersi il sesto posto e poi i playoff giocarli intanto in maniera dignitosa. Poi, se come è successo al Foggia lo scorso anno, inizia un percorso e cominci a vedere che le cose ti cominciano a girare in un certo modo, magari migliori col passare delle partite, puoi anche sognare. Però obiettivamente pensare che questo Pescara possa essere protagonista nei playoff con tutti gli squadroni che ci sono, molti dei quali arriveranno in migliori condizioni e con una migliore classifica, mi sembra troppo. Vediamo come andrà. Eh sì. Peraltro una delle squadre che potrebbe arrivare in una buona posizione del girone C è una squadra che Daniel conosce molto molto bene, ma magari glielo chiediamo dopo. Adesso arriviamo proprio alla vostra partita, sconfitta in casa 1-2 contro la Juventus Next Gen, vediamo com'è andata. Il Pineto si illude, ma a vincere la Juventus Next Gen, che passa nel gran caldo del Mariani Pavone al termine di un match che ai punti avrebbe meritato un finale un po' differente. I padroni di casa mancano lo scatto che poteva valere i playoff, strada ancora possibile ma complessa. E dire che le cose, pur contro un avversario di gran caratura, sembravano mettersi sui buoni binari, perché la Juventus accelera con Damiani, destro al quarto alto, e i biancazzurri rispondono con la girata di Sannipoli, che ha lo stesso destino. Ma al 18esimo il break di Villa su Nonge, che si addormenta, permette al centrale difensivo di scaricare alle spalle di Daffara la rete del vantaggio. Primo gol in stagione per il classe 2003 e la gioia del Mariani Pavone, che però dura solo lo spazio di pochi secondi, perché proprio Nonge, che aveva a suo malgrado propiziato la rete dell'1-0, mette più di uno zampino su quella del pareggio. Su all'iniziativa travolgente sulla sinistra, servizio per Seculov in area, Pineto un po' fermo, e subito 1-1 che gela le speranze biancazzurre e ribalta un po' l'inerzia della partita, malgrado l'asse Volpicelli Gambale al 26esimo potrebbe subito ristabilire le gerarchie, ma l'intervento di Daffara col piede destro ha del miracoloso. Pineto vivo, ma che deve sempre stare attento a Nonge. Al 32esimo il numero 8 colpisce l'esterno della rete col sinistro. Tempo, il primo che si chiude con il tentativo di Manu, parato da Daffara. Ripresa col Pineto ancor più in palla, Pedro Felipe stacca sul corner di Rui fuori, ma da questo momento è solo la squadra di Roberto Beni a collezionare opportunità per trovare il gol vittoria. Ci va davvero vicino Sannipoli al 56esimo col sinistro deviato proprio da Pedro Felipe, che sfiora il palo sinistro di Daffara. Entra Anjambede, suo il servizio al centro per Manu, il tap-in del centrocampista manca di nulla la porta bianconera. Infine Volpicelli si mette in proprio, danza sulla sfera e poi la indirizza bene, ma Daffara è attento a respingere il suo sinistro. Ed è proprio nel momento migliore che la Juventus trova la zampata decisiva. Pineto messo male su una palla che Guerra serve ad un alto non è entrato come Lorenzo Anghelè, che parte in posizione regolare, si presenta davanti a Tonti e lo batte col destro sul primo palo. 2-1 per la squadra di Massimo Brambilla, la reazione di casa nel piazzato ancora di Volpicelli, ancora da fare a decisivo a dirgli di no. E assalto finale biancazzurro che potrebbe permettere a Guerra di arrotondare ancora di più il punteggio, ma sarebbe stato davvero troppo. La Juventus Next Gen passa e mette il sigillo sui playoff. Per il Pineto, sconfitta che complica ancora di più un cammino playoff che passerà dai 180 minuti che restano contro Spalle e Torres, e anche da quello che accadrà sugli altri campi. Tra un po' scendiamo negli spogliatoi per sentire i due allenatori. Daniel, rivedendo la partita di questo pomeriggio, confermi la mia sensazione che oggi il pareggio sarebbe stato il risultato più corretto per quello che si era visto? Sì, assolutamente. La partita l'abbiamo impostata bene, abbiamo avuto un buon ritmo. E la sconfitta diciamo che non ci ha premiato, perché abbiamo creato diverse occasioni, forse siamo stati un po' sciocchi a prenderlo subito dopo essere andati in vantaggio, e questo sicuramente non ci ha aiutato.
Quello è stato il peccato originale di sì. questa partita? Sì, penso proprio di sì. Poi ovviamente vedremo le immagini a scorrere, rivedremo anche i due gol subiti, però questa è una squadra, la Juventus Next Gen, che al di là di tutto oggi ha fatto un'ottima impressione. Sì, è una squadra forte, giovane, corrono tanto, hanno una forza fisica impressionante, diciamo. E però siamo stati lì, li abbiamo affrontati col giusto piglio, siamo stati combattivi su ogni seconda palla e la prestazione è stata fatta. Dobbiamo lavorare più sui dettagli, che alla fine sono quelli a fare la differenza, come abbiamo visto, perché a casa di punti ne abbiamo portati zero. Sì, peraltro hai avuto un'opportunità ad inizio secondo tempo, ti abbiamo visto anche un po' imprecare un sinistro che è uscito veramente di tanto così, però decisiva la deviazione di Pedro Felipe, se non erro. Sì, c'è stata una deviazione, penso anche con il braccio, perché ho sentito anche il guardaline che riferiva all'arbitro che questo tocco di mano, ma non se l'è sentita di alzare la bandierina. Ci sono andato vicino, ma non è entrato. Che giudizio dai alla tua... Eccola, questa è l'occasione. Ah, forse sì, forse rivedendolo un tocco di braccio poteva anche esserci. Che giudizio dai alla tua seconda parte di stagione? Un gol, quello molto bello, realizzato a Perugia, che tra un po' rivedremo. Che esperienza fino a questo momento è quella di Daniel San Nicolo a Pineto? Beh, avevo bisogno di continuità, di minuti, di fiducia, perché dopo la prima stagione ad Avellino, dove ho giocato, la seconda parte stavo giocando un po' di meno, quindi avevo bisogno di nuovi stimoli, magari una fiducia diversa, e il direttore che mi conosce mi ha apprezzato molto, quindi mi trovo bene qui a Pineto e cerco sempre di dare il massimo per la squadra e per la società. E invece che tipo di campionato stai vedendo proprio del Pineto? 44 punti, io ti chiedo se, chiaramente tu nella prima parte non c'eri, però Beni oggi si sarebbe dovuto accontentare del pareggio? Io credo assolutamente di sì, ma non è che non abbia voluto, il problema è che c'è stato quell'errore di cui magari poi parleremo. 44 punti per una società neopromossa per la prima volta tra i professionisti, come li valuti? Beh, sicuramente tanta roba, perché la prima stagione dei professionisti, 44 punti è tanta roba, perché comunque li hai fatti soprattutto nel giorno d'andata parecchi e non c'è la tranquillità ancora, perché ancora non è matematico, dovrebbe succedere proprio lì un cataclisma, sì, calcistico. Però è tanta roba, però siamo lì e perché non sperare di fare quel passo in più per andare ai playoff, che ci toglierebbe tante soddisfazioni, diciamo, anche alla società. Mancano le ultime due partite contro la Spal, che oggi ha vinto in rimonta contro l'Entella, è una Torres che di fatto è matematicamente al secondo posto. Andrea, hai qualche considerazione da fare con Daniel, di cui in fase di mercato nei mesi scorsi abbiamo parlato in tante circostanze, però insomma è stato un acquisto importante a gennaio, insomma è arrivato in Abruzzo a Pineto e non dove magari si pensava all'inizio potesse arrivare. Come valuti la sua stagione? Intanto se lui ci dice come è stata l'ultima estate, perché c'è stato questo poi balletto di mercato, si pensava Pescara, poi insomma alla fine è andato ad Avellino, e poi noi lo conosciamo già dai tempi del Trastevere, lì lo abbiamo imparato ad apprezzarlo, ma lui è più mezzala, più quinto, dov'è che esprime al meglio il suo talento, perché è stato impiegato quasi alternativamente in entrambi i ruoli? Questa è una domanda che mi sto cercando di porre anch'io, perché io sinceramente nasco come mezzala e l'altro anno ho fatto praticamente tutta la stagione da quinto a destra, mi sono trovato bene, penso di aver fatto... Hai fatto un Eurogol a Pescara anche. Sì, penso di aver fatto la mia più grande stagione e quindi sto pensando che il quinto dovrebbe essere il mio ruolo. Potrebbe essere il tuo ruolo definitivo. Però comunque nel secondo tempo ho fatto la mezzala anche oggi, quindi... Ma fu una l'estate invece come l'ha vissuta? Resto a Latina, vado ad Avellino, vado a Pescara, insomma. Ma quest'estate il Pescara mi aveva chiamato, dovevo andare a Pescara, non si trovava l'accordo con il Latina
Poi agli ultimi giorni di mercato, diciamo, l'Avellino ha trovato l'accordo con il Latina e con me, e quindi abbiamo deciso di sposare questo progetto. E poi è arrivata, descrivici anche questa, la chiamata invernale da parte del Pineto. Io credo che ci sia stata una componente fondamentale, oltre al magari il fatto che desiderassi giocare un po' di più, per il tuo arrivo a Pineto. Sì, assolutamente. Avevo anche altre richieste nel girone C, nel girone B, ma sicuramente la chiamata del direttore di Giuseppe è stata la più viva, perché lo conosco, so come lavora, come costruisce le squadre, e la fiducia che ha riposto in me, perché comunque è stato lui a portarmi dalla Serie D alla Serie C, crede in me, e quindi ho deciso di andare da lui. Sì, anche perché Andrea, ti racconto questo particolare del fuori onda. Io ho detto a Daniel: non ti preoccupare, poi finita la parte sulla Serie C ti liberiamo. Ha detto: guarda che io sono preparatissimo anche sulla Serie D, perché da lì vengo. E effettivamente... E ha giocato il girone F, quindi. Ha giocato il girone F con il Trastevere, assolutamente. Anche perché sì, nell'altro girone ho visto il Trastevere sta appena fuori la zona play-out. Oggi stavamo controllando insieme, ha preso 5 fischioni contro la Cinzia Albalonga. Che stava appena più su, quindi non so se è ancora a rischio il Trastevere. È ancora a rischio. Forse non è ancora salvo. Ancora non è salvo del tutto, ma ce la faranno. Poi però, ci sono sempre Crescenzo, Alonzi, ho controllato qualche tabellino. Facciamo così, scendiamo negli spogliatoi, ci andiamo ad ascoltare il tecnico del Pineto, Roberto Benni. Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita, però abbiamo fatto degli errori che non possiamo fare, perché sui gol sono due errori clamorosi, soprattutto il primo, che dopo che aver sbloccato la partita in quella maniera eravamo andati a prenderli alti, secondo me loro erano rimasti anche un attimo sorpresi, siamo stati bravi, abbiamo fatto gol, però non puoi prendere un gol subito dopo che hai fatto mezz'ora così, 20 minuti, non so quando abbiamo fatto gol, dal gol... Abbiamo fatto la partita perfetta, secondo me. Poi è un peccato perché stiamo qui a rammaricarci per il risultato, perché è una partita che secondo me alla fine, insomma, non dico che potevamo vincere, ma comunque il pareggio ci poteva stare, ma abbiamo perso, accettiamo il verdetto del campo, perché abbiamo fatto sui gol degli errori veramente clamorosi. Ma sul secondo proprio siamo stati alti, aperti, lunghi. Abbiamo fatto il fuorigioco che non dovevamo fare, dovevamo rincorrere l'uomo, invece sono errori che purtroppo contro queste squadre che hanno queste grandi individualità paghi, ed è un peccato perché avevamo fatto una partita di grande sacrificio, avevamo fatto una partita dove avevamo limitato tantissimo le loro giocate, avevamo creato, credo, insomma, sono così a occhio, mi sembra 2-3 occasioni da gol clamorose, perché quella di Gambale, quella di Manu, la punizione di Volpicelli, insomma, avevamo dato l'impressione di poter vincere la partita, e se vuoi pensare in grande non puoi fare questi errori contro una squadra come la Juve, che è una signora squadra. Anche oggi, insomma, l'atteggiamento che abbiamo avuto all'inizio, gliel'avevo detto, era proprio questo, cioè di avere coraggio, un coraggio non scriteriato, cioè andarli a prendere, e loro probabilmente questa cosa non se l'aspettavano, perché avevamo una serenità dentro che ti permetteva di poterla rischiare la partita, e quello era un po' la mia preparazione di questa partita, è stata questa, e siamo stati bravi, secondo me siamo stati molto bravi, fino al gol siamo stati perfetti, direi. Ecco, lì dopo ci è mancato quel qualcosa per portarla a casa, quello che magari invece abbiamo avuto a Sestri, e quindi cioè a Sestri, a Vercelli, contro la Sestrese, e quindi questa così carenza di concentrazione sempre nei 94 minuti. Poi, quando ti ripeto, quando incontri queste squadre, poi ti fanno male. È normale che andare sotto dopo comunque aver fatto bene, perché comunque avevamo fatto una buona partita su un errore in costruzione, poteva essere deleterio per noi. Il fatto di averla ripresa subito, l'abbiamo rimessa subito in parità, e poi la partita è proseguita come era iniziata. Chiaramente il gol fatto subito dopo averlo subito è stato importante per noi. Prima che hai detto Nonge in un minuto fa e ti sfa, quanto l'ha fatta arrabbiare quel pallone perso sull'1-0, quanto invece l'ha soddisfatta quell'assist persa dopo qualche secondo?
Sì, è normale, è un ragazzo giovane, deve migliorare tante cose, soprattutto la gestione della palla nelle aree, nelle zone pericolose. Ci è costato un gol quella sua leggerezza, poi dopo è stato bravo a creare poi la palla per Seculo, che è stato preciso a far gol. I ragazzi sono ragazzi giovani nostri, noi abbiamo perso tanti punti per leggerezza, anche l'andata contro il Pineto stesso, una partita vinta, siamo andati a fare un fallo da rigore a partita finita. Dobbiamo avere la pazienza di aspettarli, perché poi le qualità ce li hanno e miglioreranno sicuro. Il nostro compito è questo, l'importanza e la bontà di questo progetto della seconda squadra è sotto gli occhi di tutti, da allenatore chiaramente vedere ragazzi che poi vanno in prima squadra, che giocano chi con continuità, chi fa l'esordio, chi comunque entra in un certo discorso legato alla prima squadra è sempre una soddisfazione, ma sono loro i primi che meritano, poi quando c'è bisogno noi dobbiamo prepararli per essere pronti a quello che è il salto poi in prima squadra, che è sempre difficoltoso, insomma. Per quanto riguarda noi è stato difficoltoso soprattutto all'inizio dal punto di vista logistico, perché comunque noi tutte le domeniche sono viaggi di 5, 6, 7 ore. Poi spostando anche le partite, quando giocava la nazionale noi dovevamo recuperare in infrasettimanale, quindi facevamo blocchi di 8 partite mercoledì domenica con in mezzo dei viaggi, quindi da quel punto di vista lì è stato sicuramente duro. Poi è un campionato piuttosto rispetto al girone A, piazze importanti, insomma squadre di livello, insomma se non c'è mai una partita facile da giocare, quello sicuro. Allora, più complicato il girone B di quello A. Su questo, devo dire, non avevamo grossi dubbi. E invece il girone B è più complicato o meno del girone C? Beh, è una domanda difficile, perché sicuramente sono ambienti diversi e campi diversi. Perché, diciamo, il girone C è molto più caldo, secondo me. E andare a giocare in piazze come Catania, Benevento, fa molto effetto. E penso che nel girone C è più guerra, il girone B è un po' più calcio pulito, questa penso sia la differenza. Daniel, le ultime un paio di considerazioni, poi ovviamente ti salutiamo ringraziandoti, ovviamente ancora una volta ringraziando il Pieto. Prossime due partite, innanzitutto si parte con un grande scenario, tu hai parlato di grandi stadi, si va a Ferrara, al Mazza di Ferrara contro la SPAL, che è chiaramente una nobile decaduta, ma è pur sempre la SPAL, con una mente ancora più serena, se vogliamo, considerando che adesso il Pieto avrà poco da perdere. Prima ci hanno scritto il Pieto è salvo, matematicamente, proprio a livello matematico no, ma di fatto sì. Come si va a Ferrara? Penso non con la mente serena, perché comunque abbiamo perso una partita e perdere non fa mai bene, quindi dobbiamo avere quella rabbia dentro che ci porta ad andare lì in quello stadio bellissimo e dove dobbiamo dare tutto e cercare di uscire con una vittoria, perché se facciamo due vittorie secondo me siamo dentro i playoff addirittura. Se il Pieto non va ai playoff è un vero peccato, ma hai avuto una squadra simile, noi ci auguriamo magari che queste due gare siano foriere di una specie di miracolo sportivo. E in futuro invece, Daniel Sanibo, tu mi dirai adesso aspettiamo queste due partite, vediamo se c'è la qualificazione ai playoff, però poi immagino che un'idea uno se la fa per conto proprio, cioè magari mi piacerebbe rimanere. Chiaro che te hai un contratto con l'Avellino, quindi tornerai all'Avellino al 30 giugno, però... No, sinceramente ancora non ci ho pensato, non abbiamo parlato né con l'Avellino né con il procuratore, il direttore del Pineto. Abbiamo queste due partite, io ho il contratto con l'Avellino e sono in prestito secco, quindi a luglio tornerò a fare ritiro all'Avellino, poi si vedrà. Andrea, hai qualche considerazione intanto per Daniel in chiusura? Intanto diciamo che proprio a beneficio di Daniel, che è giallorosso, sì. Malore in campo per Ndicka, ecco perché partita sospesa, ha trasportato in ospedale il difensore centrale della Roma, mentre in Germania il Bayer Leverkusen ha vinto il Meisterschale, quindi campione di Germania. Andrea, per chiudere, se avevi qualche considerazione per Daniel, poi lo liberiamo. Intanto questo 14 aprile è davvero una data bruttissima, perché è l'anniversario di Morosini
e sapere che proprio questo giorno si è verificato questo malore, speriamo che insomma, non ci sia nulla di grave, perlomeno da quello che capisco, ora nessuno vuole parlare perché aspettano di capire esattamente la diagnosi. E, insomma, l'auspicio è che per Ndicka sia soltanto un brutto spavento, però davvero quando si dice no, corsi e ricorsi proprio in questa data così nefasta per quello che è successo 12 anni fa. Intanto, scusami Andrea, ti dico che sì. Ndicka ha fatto il primo elettrocardiogramma allo stadio, dopodiché è stato trasportato in ospedale per accertamenti, è arrivato in codice giallo, il difensore della Roma però è cosciente. Sì, no, era uscito cosciente, però insomma ho visto che lui si è disteso a terra toccandosi proprio il petto e quindi è chiaro che ha avvertito delle sofferenze, immagino dal punto di vista cardiaco, però poi insomma la diagnosi la daranno i medici più precisa rispetto a quello che è stato quello che abbiamo potuto vedere. Su Daniel, no, una curiosità, perché poi si parla sempre, no, le squadre forti in Serie C, ma anche le squadre forti in Serie C possono andare incontro a delle grandi difficoltà. Noi abbiamo visto il Pescara quest'anno che ha alcuni esperti ma tanti giovani, che ha avuto alti e bassi, però una squadra fatta di tanti giocatori esperti come l'Avellino ha avuto pure tanti alti e bassi. Allora tu che hai giocato lì per la prima parte della stagione, cosa non ha funzionato in questo campionato e perché l'Avellino non è riuscito a competere per la vittoria? Beh, è una domanda complicata perché la squadra è forte, sotto gli occhi di tutti, è una rosa ampia e c'erano molte scelte, ma purtroppo la Juve Stabia è andata forte quest'anno, sì. E non se l'aspettava nessuno, penso neanche loro stessi, e l'Avellino ha avuto qualche caduta soprattutto in casa che con le squadre più piccole, come dicevamo prima appunto, e quelle sono la differenza che ti fa vincere il campionato. Sì. Tu Daniel, mi pare, prima di venire a Pineto sei entrato nel finale di Avellino-Juve Stabia. Io ho visto quella partita, la Juve Stabia praticamente nel secondo tempo non aveva fatto un tiro in porta, una sciocchezza, un fallo al limite, no, neanche al limite dell'area, ai 25 metri, mi pare Mignanelli l'ha messa nell'angolo. È anche vero che è stato l'anno della Juve Stabia, sono stati bravi, ma quando tu non perdi quella partita dove meritavi di perdere in maniera chiara, la recuperi in quel modo, vuol dire che era anche il loro anno. Tu lì facesti un bello scampo, lo ricordo, tant'è che io pensavo che tu entravi con un po' il freno a mano tirato, invece hai fatto 10 minuti a tutta, e purtroppo però l'Avellino poi ha preso gol. Sì, quella partita è stata decisiva secondo me, perché sì, se l'Avellino avesse vinto non so come sarebbe andato a finire. È vero. Grazie Daniel per essere stato con noi, spero che tu ti sia divertito. Grazie, in bocca al lupo per buona le serata, ultime due grazie. Giornate di campionato e speriamo di vederci presto. Grazie, grazie Daniel mille, Salimboli, buona chiudiamo serata. La parentesi di Serie C, pubblicità e poi apriamo la pagina di Serie D, a tra poco. Grazie Daniel. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, apriamo l'amplissima pagina dedicata alla Serie D con tre ospiti. Ovviamente l'apertura sarà dedicata alla gara del Savini di Notaresco tra Notaresco e Chieti. Diamo la buona serata all'assessore allo sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone. Buonasera assessore. Buonasera, buonasera a voi. Che oggi ha seguito con particolare attenzione la partita. Al suo fianco il difensore centrale del Notaresco, Giovanni Formiconi. Ciao Giovanni, benvenuto. Grazie mille, buonasera a voi. E poi chi la partita l'ha vista e l'ha raccontata, anzi la racconterà tra poco nel servizio per noi, Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera. Elegantissimo. Buonasera. Vabbè, non perdiamo tempo, ci andiamo a vedere, ci spostiamo al Savini di Notaresco, finita 0-0 tra Notaresco e Chieti, servizio ovviamente firmato per noi da Stefano Recanati. Né vincitori né vinti al Savini, termina 0-0 il derby tra Notaresco e Chieti. Con questo risultato, a 3 giornate dal termine del campionato, la strada per raggiungere i play-off si fa in salita per entrambe. Nero-verdi belli, come accaduto nelle ultime uscite, ma spreconi ad inizio dei due tempi. Notaresco-operaio, che viene fuori col passare dei minuti e che nel finale ha in Ferri l'occasione per tornare alla vittoria dopo un periodo di appannamento. Gara subito ricca di emozioni, 16 secondi e Chieti a centimetri dal vantaggio, con un missile di Forgione che manda il pallone a stamparsi sul palo. Sul tapin Mercuri chiama la respinta Curtosi.
Esito analogo all'ottavo minuto. Salvatore dal limite destro ad incrociare pallone ancora sul palo. Sulla respinta tocca a Fall impegnare Curtosi. La maggiore aggressività iniziale porta i neroverdi a trovare il gol del vantaggio con Fall, ma è immediata la segnalazione da parte del secondo assistente dell'arbitro che coglie Forgione in posizione di fuorigioco. Il notaresco ci mette un po' a carburare, ma il finale è in crescendo. Sul cross di Marrancone Belloni va a vuoto, non Francofonte alle sue spalle che impegna Serra alla difficile parata con i piedi. Poi Forcini, ottimo il suo spunto sulla sinistra, destro che non impensierisce Serra. Questa anche l'ultima emozione del primo tempo. Il gran caldo condiziona non poco la seconda frazione di gioco, con diversi giocatori colpiti dai crampi. Al quindicesimo apre il Chieti, azione insistita sulla destra col tiro cross di Fall che trova Castellano tutto solo sul secondo palo, ma sul tiro a botta sicura Curtosi si supera e salva ancora i suoi. Alla mezz'ora ancora Forcini prova a suonare la carica con un'azione fotocopia del primo tempo, il numero 3 converge bene sul destro, pallone alto. Prima del recupero, brivido per i tifosi rossoblù. Tringali, nel tentativo di allontanare la sfera, per poco non fa autogol. Anche in questo caso tocca a Curtosi metterci una pezza, meritando ampiamente l'otto in pagella. In pieno recupero, il neoentrato Ferri prova a sbloccare il match, tiro centrale. Si rammarica il numero 13 per l'occasione sciupata. Al triplice fischio, quello che ne scaturisce è un pari giusto, sottolineato con sportività al 91esimo anche dei due allenatori, un punto a testa che consente al Chieti di allungare la striscia positiva a 6 turni, mentre il notaresco di tornare a fare punti dopo un filotto di 3 sconfitte consecutive. Anche qui tra poco scendiamo negli spogliatoi. Assessore, parto da lei perché si ritrova un po' con la definizione che ha dato Stefano. Chieti bello e sprecone. Assolutamente, tante occasioni, vabbè, già dopo 8 minuti 2 pali, anche con dei tiri poi ravvicinati subito dopo, parati in maniera straordinaria dal portiere del notaresco, ma anche poi con il proseguo della gara. Tante sono state le occasioni, ricordo solo una parata importante da parte del nostro portiere Serra, ma per il resto sono state tante le occasioni per il Chieti. Ecco, diciamo che è un peccato perché si poteva ancora di più concretizzare un po' il sogno playoff. Comunque si resta una distanza di 2 punti e insomma, comunque siamo fiduciosi, riteniamo che comunque anche con il nuovo allenatore la squadra sia tornata a disputare delle buone partite. Cosa pensa che abbia dato Luiso in questo frangente? Perché era partito ovviamente, ma era inattendibile la prima partita a Fano, dove il Chieti ha perso 5-1, Luiso era appena arrivato. Poi però noi abbiamo detto anche in queste settimane si vede qualcosa di diverso nello spirito soprattutto di questa squadra, non so se è d'accordo. Sì, sono d'accordo e credo che sia un po' questo il modo di giocare. Ecco, prima della partita di Chianese devo dire che la squadra aveva una sua dimensione, un suo stile, magari poteva anche essere poco bella da un punto di vista del gioco, però era estremamente efficace e probabilmente bisognava continuare su quella via. Il nuovo mister ritengo che abbia un po' riprodotto un modo di fare calcio compatto, la squadra comunque è sempre piuttosto corta e soprattutto riesce a essere maggiormente efficace anche nella fase difensiva. Credo che ci fosse bisogno di questo. Ecco, in precedenza c'erano stati insomma delle situazioni che avevano creato anche un po' uno squilibrio, no? Nel tentativo di voler fare un certo tipo di calcio, poi si è finiti per non fare più risultato. Meno male che la squadra è tornata a correre anche sotto il profilo dei numeri. Ecco. Giovanni, invece, finalmente viene cancellato quel 43 in classifica perché era la quota a cui vi eravate fermati dopo il blitz di San Benedetto e lì eravate rimasti. Adesso, per fortuna, i punti sono 44. Sì, dai, abbiamo sbloccato questa situazione. Ne abbiamo parlato prima della partita anche col mister. Dovevamo mettere una pezza, no? Questa emorragia l'abbiamo chiamata noi, di 3 sconfitte, no? Dopo la bella prestazione di San Benedetto abbiamo avuto 2 prestazioni non bellissime, Termoli e Montrotondo in casa, dove abbiamo fatto fatica. Lì c'è stato tanto rammarico perché poi dopo rischi di bruciare un po' tutto quello di bello che hai fatto finora. A Matese devo dire alla fine per un paio di episodi però la prestazione c'era stata. Abbiamo avuto tantissime occasioni, quindi quello c'è il rammarico, sì, però quando fai la prestazione poi dopo i risultati arrivano. Avevamo un po' di paura, no? Di continuare su questa linea, invece oggi un punto, partita bella con tante occasioni, però ce la siamo giocata con il Chieti che comunque
è una signora squadra, siamo lì vicini, noi vogliamo continuare il nostro percorso. Siamo partiti come idea di salvarci, ma anche con l'idea di stupire, no? Certo. Quindi cerchiamo di continuare sotto questo aspetto. Ripeto, è importante essere a muovere la classifica e dare un po' una svolta dopo quelle tre sconfitte. Qui vediamo il secondo palo, quello di Salvatore, la risposta di il tappine di Falla e la risposta di Curtosi. Giovanni, resto da te perché Francofonte tra Matese e oggi sembra un po' litigare col gol, non è neanche fortunato. No, è un po' sfortunato perché Matese e anche oggi ha trovato dei portieri che si sono opposti molto bene, questo è un tiro ravvicinato, c'è poco da fare, lui ha fatto il suo dovere, poi ci sono dei momenti, no, chi gioca attaccante o centrocampisti, che sono dei momenti un po' più fortunati, altri meno. Lui è importante che si trova in quella situazione perché poi quando ti trovi lì vuol dire che fai le cose fatte bene, poi il gol arriverà, è normale che c'è dispiacere e rammarico perché queste occasioni nitide, no, poi sono belle anche realizzare. Anche perché noi facciamo, credo, al di là dei risultati, una bella mole di gioco. Noi ci piace tenere il pallino del gioco, produrre, nonostante siamo la squadra giovane. Quindi quando arrivi a portare occasioni, tante occasioni così col fraseggio, è bello anche noi essere premiati. Certo. Oh, Stefano, ti scrivono da casa che prima del match avevi detto il pareggio non serve a nessuno e pareggio è stato. Che partita innanzitutto hai visto questo pomeriggio? Ma sicuramente non tantissime azioni, ma una partita bella. Purtroppo adesso il caldo anche inizia a condizionare le prestazioni delle squadre. Secondo tempo, tanti giocatori sottolineato anche con i crampi. Quindi adesso il risultato finale delle partite deve fare i conti anche con le condizioni meteo. Però, ripeto, è stata una bella partita. Colchietti che è partito molto forte, ha avuto quelle due occasionissime, poi è stato anche bravo portiere del Notaresco. Notaresco piano piano è uscito alla distanza, è uscito facendo quello che sa fare meglio, cioè attaccando gli spazi, soprattutto le linee, tra le linee, giocando bene, allargando il gioco nel momento giusto. Infatti, se ci facciamo caso, le occasioni migliori, soprattutto nel primo tempo, arrivano quando il Notaresco ha sfondato una volta a destra e una volta a sinistra. Però credo di poter dire che il pari è giusto, in fin dei conti sì, un pari sì. Giusto. Qui vediamo la prima occasione, quella a cui facevo riferimento prima, con Forgione praticamente adesso o segna o ci va veramente, veramente molto vicino. Andrea, una panoramica su questo 0-0, abbiamo visto un po' le immagini, il Chieti ha avuto la possibilità di vincerla. Il Notaresco comunque si conferma squadra che, poi ne parleremo anche con Giovanni, che nella parte finale, in queste ultime tre partite, potrebbe mettere lo zampino sul campionato perché affronterà le prime due. Sì, diciamo che è stato un derby vivo, un derby dove l'assente è stato il gol, perché le due squadre ci hanno provato, è un Chieti che è partito forte. C'era la voglia evidentemente di entrambe di non demordere sotto il punto di vista della conquista dei playoff, perché da un lato il Chieti voleva proseguire questo momento di rinascita, mentre il Notaresco doveva dare delle risposte dopo le ultime prestazioni, soprattutto dopo gli ultimi risultati, perché a Piedimonte il Notaresco aveva giocato una buona gara e non aveva meritato di perdere. Diciamo che il Notaresco oggi ha dato prova della sua forza, la bontà del lavoro fatto durante l'anno. Il Chieti anche esso ha dato delle conferme importanti. È chiaro che poi il pareggio sotto il profilo della lotta playoff non conforta nessuna delle due, diciamo che si sono un po' annullate. È uno 0-0, ripeto, che non soddisfa per la classifica, ma che comunque conferma la ripresa del Chieti e la bella stagione del Notaresco. Poi c'è ancora da giocare, il Notaresco avrà lo stimolo di disputare queste due trasferte sul campo delle due migliori squadre del campionato, e quindi se l'approccio sarà della squadra che vuole un po' rompere le scatole senza avere necessariamente la pressione di guardare la zona playoff, penso che il Notaresco comunque si farà rispettare. Per quanto riguarda il Chieti, è chiaro che c'è la trasferta di mi pare di Monterotondo la prossima. Monterotondo, e poi avrà il Campobasso in casa. E poi avrà il Campobasso in casa. Diciamo che la vittoria del Campobasso di oggi smonta in parte l'attesa per quel match, però sarà un test importante
per la squadra di Luiso. Si passa però da Monterotondo, il Monterotondo ha bisogno di punti salvezza, quindi su quel campo molto piccolo, in sintetico, ecco, Chieti avrà bisogno di essere una squadra da battaglia, però Luiso su quel terreno penso che non ha molto da temere. Stiamo per andare negli spogliatoi, intanto però fatemi dare un aggiornamento importante che non riguarda né la Serie C, né la Serie D, né l'Eccellenza, perché prima abbiamo dato il malore di Indicà in Udinese Roma, trasportato in ospedale, abbiamo detto del primo elettrocardiogramma, per fortuna Indicà non è in pericolo di vita, questa è una buona notizia. Scendiamo negli spogliatoi per sentire i due allenatori. Abbiamo fatto una buona gara, in qualche circostanza ci è mancato raffinatezza, abbiamo sbagliato delle situazioni dove il Chieti logicamente ci ha provato a fare gol, perché il Chieti comunque è una squadra organizzata, una squadra forte, un organico giocatori importanti, che era stata costruita per fare altri campionati. Adesso è un altro campionato, adesso è a 3 punti da noi, quindi questo significa che comunque il nostro lavoro è stato fatto in maniera egregia e positiva. Abbiamo subito qualche situazione, però ricordo che anche potevamo fare anche noi il gol in tante circostanze, dove secondo me siamo stati un po' leggerini nel concludere. Abbiamo credo comunque comandato il gioco per larghi tratti, costringendo il Chieti ad abbassarsi nella propria metà campo. Ci è mancato un po' di raffinatezza, però questo fa parte del gioco. Sorpresi soprattutto dalla loro fisicità ad inizio di primo tempo. Poi siete cresciuti, soprattutto nei finali, sia del primo che del secondo tempo. Ecco, lei stessa ha sottolineato delle occasioni dove potevate essere più concreti. A volte in queste ultime partite vi è mancato proprio questo. Sì, e questo è stato il nostro, diciamo, problema nell'ultimo periodo. Non riuscivamo a concretizzare quelle occasioni che comunque riuscivamo a fare. Il futuro per il Chieti, i playoff non sono un'ossessione, immagino nemmeno per Alessandro Buono e per il Notaresco. Assolutissimamente, noi il nostro obiettivo era quello di salvarci il prima possibile, l'abbiamo fatto credo con largo anticipo, peccato per le 3 partite perse di seguito, perché se avessimo fatto qualche punto in più, molto probabilmente per la corsa ai playoff ci saremmo stati anche noi. Ma adesso c'è bisogno di onorare questo campionato fino alla fine, ci sono 3 partite, una più bella dell'altra. Le affronteremo con grande voglia, dedizione, coraggio, perché le strade del Signore sono infinite. Se puoi fare, abbiamo visto che possiamo giocarcela con tutte, quindi se riusciamo a vincere, a fare dei risultati importanti, non è detto che poi dopo non possiamo arrivare nei playoff. Vi sentite un po' la squadra che potrà decidere il destino del campionato? In questo momento possiamo decidere le sorti del campionato. Noi, ripeto, dobbiamo onorare da qui alla fine del campionato, perché ce lo meritiamo e perché le strade ancora non sono finite per i playoff. È vero, sarà difficile, impossibile, però noi ci dobbiamo mettere nelle condizioni di poterci andare a prenderle. Mancato il gol, se creiamo, l'importante è che si crea, poi ci stanno delle domeniche che magari la palla non vuole entrare, ma l'ultima è stata clamorosa, quella di Castellano, perché avevamo già esultato tutti quanti, ci ha detto che l'ha colpita, ma l'ha colpita male sotto alla pianta del piede con i tacchetti, non gli ha dato la forza giusta però c'è niente da recriminare, c'è solo da fare gli applausi a questi ragazzi che hanno fatto col corsa gara. Giocato su un campo molto difficile, una squadra che veniva da 3 sconfitte consecutive, questa è una squadra a rivelazione, non ci dimentichiamo che 3 settimane fa ha vinto a San Benedetto, perciò io sono molto molto contento di questi ragazzi, quelli che stanno facendo, come mi seguono, quello che fanno, ma da parte di tutti, pure chi subentra, questi giocatori tra le linee molto molto pericolosi, però come ti ripeto, gli abbiamo concesso un tiro in porta e Serra ci ha messo la pezza, però io ho fatto una battuta, io ho detto Serra un tiro in porta ce lo può pure concedere, visto che ne facciamo 7-8 di là, si è messa a ridere, però ha fatto una bella parata e si poteva vincere, però la potevi pure perdere. Io avevo quella sensazione in panchina, ho detto come ci fanno gol da un momento all'altro, perché io so che il calcio come funziona, no? Crea e poi magari la perdi. I playoff non sono un'ossessione, ha sottolineato, ovviamente il calendario però non è dalla vostra parte, perché comunque ci sono 2 trasferte, una partita in casa contro il Campobasso capolista, dunque un cammino difficile, però fin quando potrà provare. L'importante è questa striscia positiva, questa è una squadra che ha fatto il risultato pure oggi, dobbiamo continuare, andiamo su un campo difficile, detto bene,
a Monterotondo che si sta giocando la permanenza nella categoria, squadra importante, campetto sintetico, piccolo, però ce ne andremo a giocare. Poi domenica vediamo un attimino gli altri risultati, però noi dobbiamo pensare a noi, vincere noi, fare il massimo noi e poi vediamo cosa succede, ma non è un'ossessione per noi playoff assolutamente, noi già pensare come stavamo e come stiamo. Assessore, ha avuto anche lei l'impressione di Luiso, a un certo punto ha detto vedere che adesso lo prendiamo il gol. Beh, il calcio è a volte implacabile, quindi insomma quando si sbaglia tanto sotto porta poi si rischia di subire gol, però no, condivido su quello che diceva Luiso, con quello che diceva Luiso in merito alla continuità e comunque un risultato positivo. È ovvio che, come ho detto anche prima, in caso di vittoria si poteva veramente fare un passo importante verso i playoff, però è tutto ancora possibile. Io sono fiducioso, ma soprattutto sono felice di rivedere la squadra giocare con quella giusta compattezza che è necessaria per fare il risultato. È ovvio, se guardiamo le palle gol di oggi, con un po' più di cinismo, ovviamente si parlava di tutt'altro risultato. Parliamo un po' più in generale di questa stagione, assessore, perché insomma all'inizio c'erano grandi aspettative che sono quelle che un po' hanno portato a una specie di, diciamola tutta, di scollamento tra la tifoseria e la dirigenza del Chieti. Da amministratore, come ha visto questa stagione, considerato sempre che il Chieti ha ribadito in più di una circostanza che questo è un progetto a lunga gittata? Ed è partito proprio con quei crismi, se guardiamo quelli che sono stati anche gli investimenti della società all'inizio stagione, anche sotto il profilo non soltanto di giocatori, ma di quelli che sono stati gli aspetti legati al marketing, legati anche al potenziamento di quelli che erano poi anche un po' i mezzi. Il punto, a mio modo di vedere, è stato proprio rompere quell'equilibrio che si era creato con Chianese, tra Chianese e lo spogliatoio, un modo di giocare che comunque sia era estremamente efficace e che probabilmente era anche un modo ottimale per i giocatori a disposizione del team. Ecco, probabilmente il voler cercare di... No, perché comunque i risultati arrivavano e apprezzavo molto il modo di giocare, soprattutto per quella che era la fase difensiva. Pretendere cose che evidentemente non erano nelle corde di questa squadra poi ha portato a una serie di criticità, però è ovvio, è facile parlare con il senno del poi, era molto più complicato, certo, per quello che è stato poi l'agire della società in quei momenti. Però ripeto, adesso una quadratura la si è trovata nuovamente. Da amministratore della città e da assessore allo sport dico che comunque a conti fatti è a tutt'oggi una stagione positiva, soprattutto con l'auspicio di una programmazione che, come ricordava poc'anzi, possa avere una visione di medio lungo periodo, ecco. Anche perché lei lo sa che la prospettiva a Chieti è quella della Serie C, da lì non si scappa. Assolutamente, siamo una città importante, siamo un importante capoluogo di provincia, abbiamo una tradizione calcistica di un certo tipo, e è altrettanto vero che oggi bisogna comunque sia essere grati a chi sta consentendo a questa squadra di poter non soltanto disputare il campionato di Serie D, ma anche di farlo con una visione di futuro. Oggi fare calcio, a mio modo di vedere, è molto molto complicato, molto di più di quanto non lo fosse un po' di anni fa, quindi al momento come amministrazione possiamo solo che essere lieti di questo. È ovvio che l'auspicio è ovviamente sempre in un progredire, in un miglioramento, consapevoli di quanto, come dicevo prima, sia complesso fare calcio al giorno d'oggi. Stefano, avevi qualche considerazione? No, ovviamente è giusto il discorso anche dell'assessore, perché si è stato sempre detto che questo progetto è a lungo termine, l'hai sottolineato anche tu. Però ovviamente va sottolineato, perché non possiamo nasconderlo, che c'è stato uno scollamento tra la tifoseria e quel parte della dirigenza, soprattutto nella figura del direttore generale e direttore sportivo Demetrio Sartiano. E, a proposito di questo, c'è stato un incontro, un'assemblea del Comitato del Centenario, ha chiesto un incontro al presidente Serra entro la data del 27 di questo mese. Le chiedo a questo punto se un po' possono tornare in auge gli spettri del passato in casa Chieti, ovvero quelli che
che hanno caratterizzato e distinto in più occasioni la società Chieti Calcio, ovvero di società che a un certo punto mettono un punto fermo, dicono basta. Se c'è la paura, ecco questo, assessore. Intanto mi preme dire che noi abbiamo una grande tifoseria che sostiene la squadra con grande passione in ogni gara, anche nei momenti più complessi, e questo credo che sia veramente un punto di forza non soltanto per la squadra di calcio ma per la città. Ovviamente noi ci auguriamo che non si verifichi quanto si accennava poc'anzi, e che ci possa essere viceversa una prospettiva rosea, perché ripeto indubbiamente complesso oggi trovare compagini societarie che non vivono dei momenti di difficoltà sotto il profilo dei risultati. È ovvio che quello che poi deve, a mio modo di vedere, fare la differenza è come si cerca anche di investire sul futuro e sulle successive stagioni. È di tutta evidenza che probabilmente anche inizio stagione non creare aspettative esageratamente elevate poteva essere più consigliabile, ma questo sempre con il senno del poi, nel senso che se guardiamo la classifica d'oggi, a mio modo di vedere, di tutto rispetto, è ovvio, l'obiettivo e l'ambizione della squadra della città che amministro è indubbiamente quello di stare al posto di tornare, è ovvio. Però comunque sia, se guardiamo questa classifica, la guardiamo in valore assoluto, non è una classifica negativa, però le aspettative che comunque erano state generate inizio stagione erano aspettative di natura diversa. Io credo che l'auspicio migliore che possiamo fare al nostro Chieti è quello di comunque sia avere sempre ferma la volontà di programmare quelle che sono le prossime stagioni, di investire sempre di più e sempre meglio sui giovani, di investire su quello che poi in una società di calcio è il vero valore, no? Non è soltanto la prima squadra, non sono soltanto i giocatori che si acquistano, ma anche quello che si riesce a costruire. Ecco, questo è l'auspicio. Poi ovviamente noi saremo come amministrazione sempre attenti e vigili su tutto ciò che accade, come abbiamo sempre fatto anche in passato nei momenti più complessi. Assolutamente. Giovanni, invece vengo da te, perché prima giustamente Stefano al vostro mister ha fatto la domanda: notaresco ago della bilancia, perché adesso settimana prossima si va a Campobasso, oggi un esodo, non so se magari poi riusciamo a vedere anche delle immagini dell'esodo dei tifosi molisani a San Benedetto del Tronto, qualcosa di veramente che difficilmente si vede sui campi di Serie D, ma quest'anno ci siamo abituati. E poi l'ultima, sempre fuori casa, contro l'Aquila, come la si vive? Con la leggerezza di una squadra che oggettivamente il suo lo ha fatto, e l'ha fatto anche bene. Ma si vive con l'entusiasmo di andare a fare delle belle partite, no? Perché uno poi gioca a calcio, fa questo lavoro per queste partite qua, no? È bello giocare davanti a tante persone in questi stati belli, è normale. Noi andiamo con la leggerezza di quelli che hanno tutto da guadagnare, quindi la pressione starà a loro. Noi non ci faremo prendere dalle ansie, dalle situazioni. Poi è normale, l'ago della bilancia, sai, sono loro che sono davanti, sono loro che meritano quelle posizioni, quindi loro faranno la loro partita. Noi cercheremo di onorare il nostro campionato, perché mancano 3 partite per noi, per il lavoro che abbiamo fatto, per la società che ci ha messo a disposizione tante situazioni, tante cose positive. Quindi è giusto arrivare fino in fondo, anche per rispetto del campionato, credo, no? Arrivare fino in fondo e dare tutto, perché poi, come ha detto il mister, la matematica, finché non c'è la matematica noi ci proviamo, anche perché siamo un gruppo che è partito con un obiettivo, che era quello di stupire, salvarci e stupire, e lo stiamo facendo, quindi non vogliamo smettere di sognare da qua alla fine, questa è la verità. Peraltro, innanzitutto ti chiedo com'è Alessandro Bruno poi nello spogliatoio, perché è un allenatore che l'anno scorso ha cominciato nella parte finale della scorsa stagione, quest'anno era il vero primo anno da allenatore dall'inizio della stagione. E poi una considerazione su come Giovanni Formiconi arriva a Notaresco. Quando sei arrivato a Notaresco, uno ha detto ai lavori, non farò il nome, mi ha detto: il Notaresco ha preso il difensore più forte del girone F, ma non perché sei qui, lo dico veramente. Un giudizio sul mister e anche come arrivi a Notaresco. Beh, sul mister io ho una grandissima stima, al di là che lo conoscevo come giocatore, ci siamo incrociati non tantissime volte, perché lui ha fatto un'altra carriera però in Lega Pro tanti anni fa, e si vede che ha delle conoscenze di calcio importanti, che ce l'aveva da giocatore, era un giocatore
al tempo non ricordo, no? Molto di testa, sì, di fisico, però è un giocatore che la testa l'ha portato a fare quella carriera lì e questo lo sta portando nello spogliatoio. È uno, un allenatore giovane, quindi molto anche alla mano, però devo dire con delle idee che sono contento, no, di approcciarmi a lui, perché anche se comincio ad avere una certa età, no, nello spogliatoio, però c'è sempre tempo per imparare. Da lui devo dire sto imparando cose nuove e mi sto divertendo. Ci sono state normali situazioni, partite dove abbiamo reso meno, però quando troviamo squadre che ci affrontano a viso aperto, noi forse andate anche meglio. Noi andiamo meglio, è la verità, perché noi abbiamo delle idee, è normale se andiamo a fare delle partite, tra virgolette, di battaglia, facciamo un po' più fatica, non siamo quel tipo di squadra. Però quando troviamo squadre come il Chieti oggi, come la San Metti, se noi abbiamo vinto a Chieti l'andata, abbiamo vinto a San Benedetto, abbiamo tanti risultati positivi con grandi squadre, e questo non penso sia frutto del caso. Non è una casualità. Quindi credo che il lavoro si vede da parte del mister. Noi abbiamo delle belle idee e, ripeto, mi diverto quando ci sono queste situazioni. Questo lo devo a lui e alle cose che ci fa provare in settimana. Questa è la verità. E mi arriva Notaresco, è stato un po' così, grazie molto a lui, devo dire, al mister che mi ha voluto e anche al direttore che mi hanno seguito tanto. Io ero in una situazione un pochino difficile perché venivo da un infortunio subito quest'estate, quindi stavo facendo riabilitazione, ero fermo, ero senza contratto, però venivo da un infortunio un po' problematico e avevo dei tempi da recuperare, quindi io ancora ad ottobre, metà ottobre, non stavo bene. Loro mi hanno chiamato, mi hanno detto: guarda, noi ti vogliamo, ti aspettiamo, sei un giocatore importante per noi, quindi quando ti senti stimato, per me al di là della categoria della squadra, io ho sentito proprio la stima da parte loro, mi hanno fatto venire e mi hanno aspettato, perché poi io ho dovuto comunque stare fermo 3 mesi d'estate e tutto quanto, io avevo i miei tempi fondamentalmente, quindi loro mi hanno accolto a braccia aperte e mi hanno aspettato e mi hanno fatto sentire parte subito integrante di questo progetto, e sono molto grato a loro, perché comunque non è facile dare fiducia a un ragazzo al di là che lo conosci o non lo conosci, che è fermo a casa, che ha un infortunio. Quindi tra virgolette può essere una scommessa o no, però io li ho subito sposati perché ho sentito, ripeto, questa grande fiducia e li devo ringraziare per questo. Andrea, volevi fare una domanda, ti ho visto... Sì, Alessandro Bruno, ok, ma Ezionino Capuano, che allenatore è? Poi ho letto, no, quest'estate, parole al miele nei tuoi confronti, però poi bisogna fare delle scelte. Sì, io guardo con il mister, con Ezionino Capuano, un grandissimo rapporto e l'anno scorso mi sono trovato davvero bene, quindi lui è così, è come si vede, lui è... Non ha maschere, come lo vedete, è molto preparato, no? L'allenatore è molto preparato, molto difensivamente soprattutto. Molto preparato, difensivamente soprattutto. L'anno scorso, devo dire, abbiamo fatto un campionato strepitoso. Io anche lì a campionato in corso eravamo, diciamo, in una situazione non facile. Lui è subentrato e ci ha portato alla salvezza. Anzi, abbiamo sfiorato i playoff, siamo usciti per una classifica avulsa. In realtà eravamo arrivati a pari punti. È un allenatore molto preparato e molto pericoloso. Ti fa lavorare tantissimo nei dettagli e poi... diciamo, è anche molto divertente perché poi tanti aneddoti che si vedono alla fine durante la settimana, è uno che ti fa lavorare e ti fa stare sul pezzo, quindi ti tira fuori soprattutto dai ragazzi giovani quel qualcosa in più sempre, perché tu sai che dall'altra parte c'è qualcuno che cura ogni dettaglio e non puoi mancare. Certo. Quando uno ti dà tutto, tu devi rendere tutto, quindi c'è questa pressione positiva normale che non è facile sempre da gestire, però è uno sano, è uno vero e quindi questo gli va riconosciuto. Io ho avuto una bellissima esperienza con lui, poi le strade non si sono riunite, poi ripeto, io c'era stato dei chiacchiericci, ci siamo avvicinati, poi ho avuto un infortunio, poi ci sono state anche altre scelte, ma io per l'annata e l'anno scorso lo ringrazio perché è stata una bella annata per me. Parole al miele per Andrea Costantini, che è uno, insomma, dei più grandi fan. Io gli volevo chiedere di Pordenone, di Gubbio, eccetera. Vai, puoi chiedere. Dai, tanto stasera mi sa che la facciamo un po' lunga la cosa. No, anche l'ultima parte della sua carriera, come valuta, no, questi passaggi in squadre comunque importanti? Pordenone per anni ha lottato per nelle posizioni nobili, ha avuto anche gli anni in Serie B. A Gubbio comunque hai fatto bene, insomma... Descrivici un po' quest'ultima parte della tua carriera. No, sono orgoglioso di quello che ho fatto negli ultimi anni. Mi è mancata, diciamo, la ciliegina sulla torta. Ho avuto la possibilità di giocare con grandi giocatori, grandi piazze, a Pordenone, a Trieste 2 anni. Io a Trieste ho vissuto, diciamo, una finale playoff per andare in Serie B, persa in casa ai supplementari. Diciamo, quella è stata un po' col il più grande rammarico. Però col Pordenone siamo arrivati a giocare a San Siro agli ottavi di Team Cup, quindi tante soddisfazioni, io mi reputo fortunato. Stavate per compromettere le mie funzionalità cardiache, sì.
Quindi diciamo sono contento, poi è normale nel calcio di ora, è tutto molto veloce, tante situazioni, è difficile anche trovare progetti in Lega Pro, no, che durino più di un anno, due anni, poi come vedi direttori che vanno via, allenatori, però io sono contento, orgoglioso della mia carriera negli ultimi anni, però ripeto, adesso ho trovato questa situazione qui a Notaresco dove mi sto veramente divertendo, sono tornato a fare, sono venuto a fare un ruolo nuovo, tra l'altro, è un ruolo che è il primo anno che faccio, sì. il difensore centrale puro dei tre. Sì, hai iniziato come braccetto. Esatto, l'anno scorso facevo il braccetto da terzino a Pordenone, a braccetto l'anno scorso nel Solino Capuano, quest'anno a centrale tre, quindi non si finisce mai né di imparare, né di divertirsi, né di conoscere le categorie, quindi... Sono fortunato e sono felice di quello che sto facendo, devo dire. Assolutamente. Tra poco, ovviamente... Tanto lui ha segnato a Pescara? Sì, gara di playoff da 0-2 a 2-2. I playoff di, non dell'anno scorso, due anni fa. 1-0 segnato gol qui. Gol di Pontisso del 2-2. Sì. Gol di Pontisso del 2-2. Ho fatto il vantaggio io, 1-0, 2-0 per noi. E allo scadere del primo tempo, 1-2 che ha riaperto la partita, che era un gran Pescara. Loro avevano il doppio risultato e con il 2-2 sì. sono passati loro al turno sì. successivo, però anche quella è stata una bella pagina, comunque portare anche il Gubbio, anche se avesse fatto la Serie B qualche anno prima, però portare il Gubbio ai playoff come si sta confermando in questi anni, sono state belle soddisfazioni, devo dire. Oh, tra poco parliamo di Vasto Gerardi L'Aquila, Assessore, io ho una curiosità personale, ma che cosa è successo con le bollette, con l'affare delle società sportive? Ma nulla, è accaduto che un consigliere di opposizione ha continuato nel suo tentativo di mistificare la realtà, di controvertirla con delle dichiarazioni che poi sono state smentite invece dai numeri e dai fatti, perché noi abbiamo dimostrato... Possiamo dire qual è il tema del contendere adesso? Proprio... Assolutamente. Beh, il tema del contendere riguarda due impianti, i due principali impianti della nostra città, lo Stadio Angelini e il Pala Tricalle, due strutture che noi con un grande virtuosismo quest'anno abbiamo affidato in gestione a due società, al Chieti e lo Stadio Angelini e al Città di Chieti il Pala Tricalle. Questi affidamenti hanno comportato per il nostro ente un risparmio significativo, perché praticamente siamo riusciti a garantire la piena fruibilità di questi due impianti sportivi senza gravare sulle casse del nostro ente. C'era il tema delle bollette che sono appunto a carico delle società sportive, bollette che sono state puntualmente pagate dalle società sportive, per quale motivo? Probabilmente o perché non ha saputo leggere i documenti o perché più semplicemente ha cercato di mistificare, come dicevo prima, la realtà, un consigliere di opposizione ha essenzialmente detto che così non era, ossia che le società sportive non stavano pagando le bollette e che invece era il nostro ente a pagarle. Abbiamo dimostrato che così invece non è, proprio perché per quello che riguarda l'affidamento dello Stadio Angelini la decorrenza era dal 29 di settembre, quindi tutto ciò che sostanzialmente era accaduto prima, seppure c'era già la determina, avveniva prima che venisse firmato il contratto di concessione da noi e dalla società che gestisce l'Angelini, appunto dal Chieti. E poi c'era stato qualche ritardo in ordine alle vulture, ma che dipendevano non appunto né da noi né dalle società sportive, bensì dalla società che si era scelta quale gestore elettrico. Ecco, ma anche in questo caso entrambi i contratti di concessione, sia dello Stadio Angelini che del Pala Tricalle, prevedevano la possibilità di attingere a appunto delle polizze fideiussorie, per cui l'ente non ci ha rimesso un euro. Tutt'altro, invece, il plauso lo voglio fare a queste due società sportive che gestiscono questi due importanti impianti della nostra città, perché lo fanno in maniera ottimale e perché si sono fatte carico dei costi. Ma tant'è vero che allo stesso consigliere di opposizione, oltre alla mia replica, sono pervenute anche le repliche delle associazioni sportive. Pertanto, insomma, credo che non sia stata una bella figura per chi ha sollevato una polemica che non aveva davvero ragion d'essere. Chiarissimo, noi ci fermiamo per la pubblicità, rientro Vasto Gerardi L'Aquila, tra poco. Eccoci di nuovo insieme, stavamo parlando dei rigori di quell'Inter Pordenone di qualche tempo fa, 0-0 in Serie A e in Serie C tra Inter e Cagliari, tra Vispesaro e Perugia. Andiamo al Ditella di Vasto Gerardi, vince l'Aquila 1-0 grazie al gol del solito Ezequiel Banegas, servizio.
una prodezza di Banegas, basta all'Aquila per piegare al Ditella un vasto Girardi di cuore, grinta e personalità, soprattutto nella ripresa, ma con il cronico mancante pizzico di cattiveria sotto porta. Risultato? Gli abruzzesi ringraziano e restano a meno 4 dalla capolista Campobasso a 3 turni dalla fine, mentre i gialloblu penultimi rischiano la retrocessione diretta a meno 3 dai play-out. Aquilani con Mantini al posto dello squalificato Riglio, schierato con Banegas in appoggio alla punta Marcheggiani. Tridente classico invece per gli altomorisani con Caon, Fontana e Iacullo guidati in panchina da Bertone in luogo dello squalificato Marmorini. Al settimo si fa pericolosa l'Aquila con Banegas, conclusione da fuori che chiama Servalli al tuffo plastico. Al nono la replica degli altomolisani che se ne vanno in verticale con Fontana, Mangiulli salva in extremis. Al tredicesimo gli abruzzesi la sbloccano, disimpegno non perfetto di Servalli, per Lisi Del Pinto intercetta e serve Banegas che da lì diventa mortifero ed è 0-1. Un minuto dopo Capitan Ruggeri prova subito a scuotere i suoi con questo calcio piazzato che termina però fuori bersaglio. Al 22esimo l'Aquila si fa rivedere dalle parti di Servalli con questo doppio tentativo di Marcheggiani che esalta per altrettante volte i riflessi del numero 1 giallo-blu. Il vasto Girardi prende campo ma ha difficoltà a trovare varchi. Al 40esimo Lisi va al tiro dalla distanza con il pallone che accarezza il palo e va sul fondo. Nella ripresa gli altomolisani provano ad alzare il baricentro costringendo gli abruzzesi a contenere e ripartire in velocità. Al secondo cross al centro di Caon, Fontana cerca la deviazione volante ma con l'opposizione di Alessandretti, per l'arbitro Giordano Di Matera si può proseguire. All'ottavo Ramos prova a mettersi in proprio e va a centimetri dall'1-1, solo brividi per Michelin. Al 12esimo Caon si lancia in percussione da destra portando a spasso mezza difesa aquilana, ma la conclusione da posizione favorevole è da dimenticare. Al 13esimo l'Aquila chiede un penalty per questo intervento di Filì su Mantini, lanciato in aria, ma per Giordano non c'è nulla. Al 16esimo altra opportunità per Caon, Apila inserirsi nello spazio, ma Michelin lo mura in uscita strozzando in gola l'urlo del Ditella. Al 43esimo Zuccherato semina il panico sulla sinistra e calcia verso la porta, Michelin respinge. Al 50esimo con l'ultimo anelito Jacovetta ci prova dai 16 metri, ma qui si spengono le speranze del vasto Girardi. Ed esplode la gioia degli abruzzesi, ma a 270 minuti dalla fine entrambe saranno obbligate a vincerle tutte, chi per alimentare un sogno di gloria e chi per alimentare, sia pure indirettamente, sogni di salvezza. Allora, intanto questo è un campo molto difficile, oggi abbiamo sofferto molto, pur avendo anche noi delle occasioni insomma abbastanza palesi, però insomma Vasto Girardi ha venduto cara la pelle e ha dimostrato di essere una grande squadra, quindi la soddisfazione di venire a vincere qui soffrendo è doppia. Sicuramente non neghiamo che avevamo l'orecchio al risultato di San Benedetto, però questo non vuol dire niente perché noi ci siamo sempre posti l'obiettivo di vedere il bicchiere mezzo pieno, oggi siamo quasi matematicamente secondi e non è un risultato da scartare, perché è chiaro che l'Aquila puntava ad arrivare alla posizione più alta in classifica e stiamo comunque pienamente nei programmi, perlomeno quelli che ci eravamo dati. È chiaro che se da San Benedetto fosse arrivato qualche risultato a noi più favorevole, oggi sicuramente avremo un sorriso diverso. Però questo non vuol dire niente, 3 partite alla fine, la matematica ancora, come si dice, ci tiene in piedi, noi non abbiamo niente da perdere perché o arrivi primo o arrivi secondo, quindi il campionato lo può perdere solamente il Campobasso. Allora andiamo avanti sereni, sapendo di aver fatto veramente un grande lavoro, considerando che tra dicembre e gennaio abbiamo cambiato tanti giocatori, abbiamo trovato un assetto e siamo diventati una squadra comunque importante, capace anche oggi di soffrire ma di portare via lo stesso i punti da questo campo difficilissimo. Si mantiene a 4 punti dal Campobasso e cercherà di onorare al meglio questo campionato per raggiungere il massimo possibile. Sì, il nostro obiettivo oggi era cercare di portare a casa 3 punti, siamo stati bravi a portarli a casa. Devo fare complimenti al vasto Girardi perché ci ha messo sotto, però siamo stati più bravi, più fortunati ad andare in vantaggio e a chiudere la partita. Noi ci crediamo, ci sono ancora delle partite da affrontare che per onorare meglio il campionato, ma siamo convinti di poter ancora arrivare al nostro obiettivo che è quello della salvezza.
Io direi che a parte il primo tempo un po' così così, nel secondo tempo abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari, come secondo me in tutte le partite di questo campionato, contro qualsiasi avversario. Abbiamo giocato dimostrando di essere una squadra con una mentalità forte, con un'identità forte, e sono sicuro al 110% che saremo in grado di arrivare al nostro obiettivo alla fine. È in difficoltà ovviamente il Vasto Girardi, bene per l'Aquila, segna il solito Banegas, il peccato l'unico probabilmente è quello della vittoria del Campobasso a San Benedetto. Giovanni, ti chiedo, vediamo la classifica, perché quanto abbiamo sentito il direttore sportivo dell'Aquila Perotti che dice noi dobbiamo continuare a vincere sapendo di aver fatto il massimo, che questo probabilmente non era l'obiettivo iniziale ad inizio stagione. A tre giornate dalla fine, quante possibilità ha l'Aquila, che è quattro punti sotto, di rimontare il Campobasso, considerando che tra i dilettanti a pari punti c'è lo scontro diretto, non c'è né differenza reti, né classifica puzza, né nulla? No, devo dire che è aperto. Quella matematica, sai, nel calcio è strano, basta un episodio. Basta una partita che ti gira male, dopo magari ti trovi a più due, a due partite alla fine, e dopo sai, subentrano magari qualche paura, un po' di timore. È normale che il Campobasso è davanti meritatamente, quindi da fargli solo i complimenti, però credo che anche tra di loro si dicano che non è finita, che va portata a casa fino in fondo, fino all'ultima partita, quindi ci sono 9 punti ancora in ballo. 9 punti sono tanti, perché quando sei lì lo vedi il traguardo, ma finché non lo prendi devi stare con le antenne dritte, questo penso io. Stefano, però quella di oggi era una curva per le due squadre, per le prime due, determinante, perché l'Aquila aveva una trasferta complicata perché si trova di fronte a una squadra che aveva bisogno di punti salvezza, il Campobasso aveva un impegno ancora più complicato in casa della San Benedettese. Dopo oggi, con una partita in meno, in percentuale l'Aquila come sta? Sta come una squadra che ha 4 punti in meno e che deve sperare che possa accadere quasi l'impossibile lì davanti, però il calcio ci ha sempre regalato emozioni, posso dire una cosa cattiva, il campionato si chiude il 5 maggio, che lo so, mi guardi brutto, però sì. È una data che comunque ha regalato la storia del calcio un ribaltone in particolare, in altra categoria. Comunque un ribaltone, adesso ci un po' affidiamo anche un po' a questo, no? Però ovviamente oggi erano due sfide complicate, hanno dimostrato tutte e due di essere delle due ottime squadre, due grandi squadre, perché l'una è andata a battere la San Benedettese, l'altra ha battuto il Vasto Girardi, che aveva bisogno di punti per continuare a cullare il sogno di restare in categoria. E adesso se la giocheranno nelle gare restanti con il Campobasso, che ha tutte le pressioni del caso, no? Ha fatto bene, secondo me, il direttore Perotti a spostare le attenzioni su quelle che sono le pressioni del Campobasso, perché adesso loro sono avanti e loro devono continuare a vincere. L'Aquila ovviamente lo deve fare, però le pressioni adesso le ha il Campobasso e ha fatto bene il direttore a spostarle tutte su loro. Andrea, visto che parliamo di ribaltoni, visto che parliamo di campionato che si chiude il 5 maggio, non posso che passare da te. Io penso che se si fosse voluto mettere un po' di pressione a Campobasso si sarebbe dovuto dire quello che un po' tutti hanno contezza che sia, cioè che il campionato è finito oggi, perché c'era questo ostacolo grosso e il Campobasso lo ha superato. Ha tremato, la San Benedettese ha avuto un'occasione clamorosa, una traversa barra salvataggio sulla linea su Fabbrini, sai, lì finisce 1-1 e davvero cambia tutto. Aver portato tutti quei tifosi, tutto quell'esodo, vincere a San Benedetto del Tronto, ora hai 2 gare in casa su 3, riempirai lo stadio, con una squadra come il Notaresco, che è una squadra che gioca bene, che ha fatto le sue imprese, ha vinto a Chieti, ha vinto a San Benedetto del Tronto, ma ora Campobasso va col vento in poppa, hanno grande
consapevolezza dei propri mezzi e giocano in casa due partite su tre con tutto quel pubblico, io penso che sia davvero molto complicato che Campobasso si faccia sfuggire il campionato. Oggi doveva esserci un segnale in quel senso e non c'è stato, ha vinto con quell'esodo di tifosi. Eccoli qua. Quindi diciamo, se ci deve essere pressione, la pressione la si può mettere proprio dicendo che il campionato oggi è finito. E magari, io spero che loro lo pensino davvero che sia finito e magari si sveglierà il Campobasso con un inciampo domenica, perché francamente dopo la vittoria di oggi, la vittoria di oggi sa molto di campionato vinto. Eh sì, gol di Abonkele e in tuffo di testa, vedremo se avrà indirizzato o meno questo campionato. Comunque l'Aquila sta veramente tenendo vivo un torneo anche e soprattutto con la forza e i gol di Ezequiel Banegas, davvero uomo in più in questa categoria. Noi stiamo per andare a vedere il successo dell'Avezzano, però erano arrivate un paio di considerazioni e domande per l'assessore, allora magari rapidamente lo sfrutto perché poi dobbiamo passare all'Avezzano e anche alla festa mancata del Teramo, poi rivedremo anche il contatto Fili-Mantini di questa partita tra Vasto Gerardo e Campobasso. Assessore, le chiedono, ma con il credito sportivo e il PNRR non si poteva realizzare una curva per gli ospiti un po' più dignitosa per le tifoserie a Chieti, ovviamente? Allora, per il credito sportivo mi preme ricordare che l'ente locale non può appunto attingere dal credito sportivo, ma lo possono fare soltanto le associazioni sportive, quindi soltanto il privato. Per quello che riguarda il PNRR non sono usciti bandi che contemplassero la possibilità di ampliare stadi esistenti, sono usciti bandi per l'efficientamento energetico dell'impiantistica sportiva, tant'è che abbiamo intercettato 500.000 euro con cui stiamo completando l'efficientamento energetico del Palacolle dell'Ara, e sono usciti bandi PNRR sulla creazione di cittadelle dello sport, cosa che stiamo facendo con 1 milione di euro di fondi PNRR proprio vicino allo stadio Angelini, perché stiamo realizzando più grande area di sport all'aria aperta con campi polivalenti, percorso vita e natura, con una serie di attrezzature proprio destinate allo sport all'aria aperta, e quindi questi sono i bandi PNRR. Per quello che riguarda lo stadio, tanto abbiamo fatto attraverso finanziamenti regionali, siamo riusciti a migliorare tutta una serie di aspetti legati all'impiantistica idraulica ed elettrica. Siamo stati da subito, ci siamo subito concentrati sulla ottimizzazione del manterboso. Ricordo che quando ci siamo insediati il Chieti giocava a Pineto, era purtroppo nella condizione di dover migrare dal proprio stadio, e subito dopo il nostro insediamento, a distanza di una decina di giorni, abbiamo riportato la squadra di calcio della città a giocare all'Angelini. Insomma, stiamo facendo un grande lavoro, ma soprattutto abbiamo reso l'impiantistica sportiva cittadina fruibile, tutta l'impiantistica sportiva cittadina, 18 impianti alla città e agli sportivi, ma anche sostenibile per i conti dell'ente che stiamo risanando. Tutti sanno in quali condizioni versava il nostro ente, abbiamo avviato la procedura di dissesto per risanare oltre 80 milioni di euro di disavanzo, questo è ciò che abbiamo trovato quando ci siamo insediati. Altra considerazione, le chiedono rapidissimamente, un giorno rivedremo, ci scrivono, il Chieti di Angelini, immagino che l'assessore se lo auguri prima di tutto. Beh, è un augurio ovviamente mio e di tutti noi e di tutta la città, e io voglio essere fiducioso per un motivo: abbiamo un potenziale enorme, ma questo a prescindere dagli aspetti legati all'attuale squadra, all'attuale società. Abbiamo un potenziale enorme come città, abbiamo uno stadio bellissimo, abbiamo veramente la possibilità, attraverso un entusiasmo ricreato, di poter arrivare ai vertici tornando in Serie C, ma anche consentendo agli sportivi della nostra città di poter tornare a sognare. È ovvio, è un auspicio, ma cui però secondo me dobbiamo guardare con un pizzico di fiducia. Noi, lo ripeto perché se lo ricorderanno tutti, quando c'è stato l'avvicendamento tra la precedente società e l'attuale,
siamo stati da subito attenti ad attivare tutte quelle che potessero essere anche delle sinergie positive per attrarre attorno alla squadra di calcio della nostra città, il tessuto economico della nostra città, della nostra regione e non solo, e ovviamente siamo sempre attenti per cercare di dare una mano il più possibile all'attuale società e soprattutto a quello che sarà. È ovvio che quello è un auspicio, un messaggio che ovviamente insomma, come si può non raccogliere? Siamo, magari fosse, ecco. Intanto da casa la risolvono subito la volata per il primo posto. Domenica hanno scritto doppietta di Formiconi a Campobasso, finisce 1-2 per il Notaresco e la cosa si riapre tutto. Si riapre tutto così. Però Giovanni, ti faccio vedere questo contatto, un episodio da Moviola, che poi è stato in influente perché l'Aquila ha vinto. Contatto in area di rigore tra Filì, difensore del Vasto Girardi, e Mantini. Che mi dici, imprudente il difensore, il calcio di rigore, la bandiera non aiuta, però no, la bandiera non aiuta, così prima vista direi rigore. Eccolo qua, l'attaccante è in vantaggio, c'è proprio un incrocio di con le gambe, mi sembra abbastanza netto, poi dopo l'arbitro è molto più vicino di noi, magari anche la dinamica, la velocità dell'azione, però così sembrerebbe l'arbitro rigore. Vede benissimo, mi dà l'idea che il giocatore del Vasto Girardi cade sulle gambe. Anche se perde l'equilibrro, comunque ha anticipato. Mantini ha anticipato. Il danno c'è, rigore. Il danno c'è. Va bene. Oh, noi stiamo per andare a vedere Avezzano Vigor Senigallia, però, visto che sono le 21.12, noi salutiamo e ringraziamo per la disponibilità sia l'assessore allo sport del Comune. Grazie a voi, buona serata. Grazie per essere stato con noi. Grazie Giovanni Formiconi, grazie. Grazie a voi. Grazie anche al notaresco, è stato un piacere nostro. Grazie al notaresco calcio, all'ufficio stampa Roberto Marchione per averci messo a disposizione il difensore centrale del notaresco. Grazie ad entrambi. Stefano rimane con noi per commentare Avezzano Vigor Senigallia e poi la partita del Teramo oggi a Spoltore. E allora ci andiamo a vedere proprio le immagini della vittoria dei marsi dell'Avezzano 3-1 contro la Vigor Senigallia. Tre punti per alimentare le speranze di centrare i play-off, ma soprattutto una prestazione differente da quasi tutte le altre della gestione Ferrazzoli. Questo avevano chiesto i tifosi dell'Avezzano e questo aveva chiesto anche il nuovo mister Pagliarini. Di insidie però ce n'erano in abbondanza, prima di tutto perché l'avversario di turno si chiamava Senigallia e poi perché la temperatura non consigliava di sprecare troppe energie. E invece la cura Pagliarini sembra aver già dato buoni frutti perché Roberti e compagni sono stati in grado di correre e lottare per ben 98 minuti, cosa che forse avevano fatto solo nella gara contro il Campobasso e in qualche altro mezzo tempo qua e là nel corso del campionato. Il nuovo mister rispolvera Onazzi e porta in panchina Bolo e le scelte sembrano azzeccate. Tre minuti e l'Avezzano passa. De Silvestro, oggi migliore in campo, apre a sinistra per Verna che controlla e insacca rasoterra verso il palo più lontano. Traiettoria perfetta che non lascia scampo all'estremo marchigiano. Un destro a giro di Ballello si perde di poco al lato al minuto numero 8. Ancora un tentativo ospite al 13° è Cheriota a minacciare Cultraro che però sventa sicuro. Al 13° Senesi è protagonista di un assolo che lo porta in area palla al piede. Qui in un contrasto con un avversario termina a terra e mentre tutti si aspettano la concessione del calcio di rigore, dal taschino del fischietto ferrarese spunta il cartellino giallo per simulazione. E al 23° il Senigallia pareggia. L'azione manovrata dei rossoblù è decisamente apprezzabile e per l'avanzatissimo Scheffer è un gioco da ragazzi depositare alle spalle di Cultraro. La replica dei biancoverdi arriva al 27° sugli sviluppi di un calcio di punizione. All'altezza del secondo palo Filippini insacca, ma la sua gioia viene gelata dalla bandierina del guardaline che segnala un dubbio fuorigioco. Ci prova anche Verna alla mezz'ora, ma il suo tiro viene parato senza problemi. E al 39° il direttore di gara colleziona un'altra perla espellendo mister Pagliarini, non si sa per quale motivo. Passiamo adesso alla ripresa. Due minuti e su un cross proveniente dalla destra c'è la deviazione aerea di Roberti che però rimedia soltanto un calcio d'angolo. Sesto minuto. De Silvestro sfonda a destra e crossa per Verna che però non ci arriva per una questione di centimetri. Passano alcuni minuti senza sussulti fino al 29° quando Cheriota va alla conclusione e Cultraro risponde presente. Idem al minuto successivo con il destro centrale di Bolo, che però ha subito portato vivacità nel reparto avanzato.
La gara sembra incanalata sul pareggio, ma al 36esimo l'Avezzano raddoppia. È Bolo a creare scompiglio sulla fascia. Poi parte un cross sul quale Ortolini fa velo, favorendo l'inserimento di De Silvestro, che vince un rimpallo e infila nel 7 con una traiettoria che inchioda senza scampo il povero portiere rossoblù. A questo punto alla Senigallia casca il mondo addosso e dopo un piazzato di Filippini che fa correre ancora un brivido agli ospiti, in pieno recupero arriva anche la capocciata vincente di Ortolini che gira alla perfezione l'ennesimo pallone partito dalla fascia destra. Alla fine applausi meritati per l'Avezzano che torna a guardare ai playoff con malcelato ottimismo. Pagliarini, allora, l'espulsione ci sta, si può accettare dopo una vittoria del genere, quindi significa che l'Avezzano è in grado di correre per 100 minuti. Sì, ma io adesso parlo delle mie due partite. Io credo che, come domenica abbiamo sbagliato tutto, io credo che questa partita ha dimostrato che l'Avezzano ha qualità, ha dimostrato che può fare il calcio che io intendo, e quindi io oggi devo fare solo i complimenti alla squadra, come magari gli hanno fatti pochi e io ero il primo responsabile di domenica scorsa. Invece adesso gli faccio i complimenti, perché questa settimana che sono riuscito comunque a lavorare, sono riuscito a fare una settimana piena, mi hanno dato una disponibilità e laddove eravamo mancati coi cambi anche domenica scorsa, invece oggi i cambi ci hanno tenuto in partita nel momento in cui magari stavamo soffrendo, perché il Senigallia comunque palleggia bene al 7, che insomma è bravo. Però io credo che oggi ho visto tutto quello che avevamo preparato in settimana e ci è riuscito. Poi adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare, ma questa squadra ha delle qualità, lotta, oggi l'ha dimostrato. È una squadra che magari ha vissuto un momento particolare della stagione, un momento in cui magari stava lì per lottarsi il primo posto, si è ritrovata dietro, però oggi abbiamo dato una risposta, io credo, importante e niente, dobbiamo continuare così, ma oggi i complimenti vanno fatti assolutamente alla squadra, allo staff, perché comunque mi sta aiutando tanto. Adesso non dobbiamo fare l'errore di sentirci bravi, siamo bravi se stiamo sul pezzo, se invece ci sentiamo bravi ma non lo dimostriamo ritorniamo a essere una squadra normale. Deluso dal risultato, perché la prestazione secondo me c'è stata penso in maniera abbastanza evidente, e credo che le due squadre si affrontassero temendosi un po' delle qualità insomma che avevano sia l'Avezzano che noi, e abbiamo sofferto sicuramente la bravura dei nostri avversari all'inizio, poi piano piano abbiamo avuto coraggio e credo che nel secondo tempo siamo saliti molto nel gioco, nella continuità, e di contro insomma sembrava che l'Avezzano non potesse più crearci problemi, e a quel punto della partita abbiamo preso il gol del 2-1. Poi il 3-1 è venuto da un gesto tecnico importante da parte del nostro avversario. Credo che al di là del fatto che il risultato di 3-1 sia insomma troppo penalizzante per la nostra prova, io sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi. Allora, vittoria per l'Avezzano. Andrea, vengo da te perché avevamo lasciato l'Avezzano un po' con le ossa rotte settimana scorsa dopo la sconfitta con Roma City, che sembrava avere un po' minato la possibilità di questa squadra di centrare la qualificazione ai playoff, non tanto per la posizione in classifica, ma perché sembrava una squadra scarica, una squadra che aveva poco altro da dare. E invece oggi è arrivato, ha detto Pagliarini, oggi ci è riuscito tutto quello che avevamo provato in settimana. Beh, è stata una prova che ha rilanciato l'Avezzano, che a Ariano aveva giocato una gara pessima, forse la peggiore di tutta la stagione. In questa settimana evidentemente Pagliarini ha saputo ricaricare i suoi calciatori e far trovare quelle energie che invece questa squadra aveva lasciato per strada, specie nell'ultimo periodo, in particolare poi nella gara di Riano, quando col nuovo allenatore ci si aspettava almeno una scossa in più. Diciamo che la scossa è stata
scossa dal punto di vista emotivo, chiaramente, è stata traslata di 7 giorni, perché oggi l'Avezzano ha giocato una gran partita. È vero che poi a un certo punto la Vigor si è rimessa in gara, ha pareggiato, ha avuto qualche occasione, ma l'Avezzano ha creato moltissimo e alla fine ha vinto con pieno merito. È una gara che ancora una volta mette in evidenza il grande talento che ha questa squadra. Oggi, per esempio, ha segnato De Silvestro, che è stato probabilmente migliore in campo, a sentire il collega Prigno Livotto. Si è rivisto Bolò, che era finito fuori, insomma, dalle gerarchie, forse anche per qualche problema fisico, e ci ha messo lo zampino per il gol del 2-1. Cioè, l'organico dell'Avezzano, se uno lo esplora, è davvero molto molto lungo ed è da molto talento. È una squadra che poteva stare ancora più in alto, ma nei momenti topici è venuta fuori una certa indolenza, una certa apatia che ha condannato l'Avezzano a perdere troppi punti, perché il potenziale si avvicina più a quello che abbiamo visto oggi che non a quello che abbiamo visto nel derby con l'Aquila o peggio ancora a Riano. Vediamo la classifica, perché adesso c'è un... qualcuno direbbe mucchio selvaggio, sì, per il quarto posto. Io tiro ancora fuori la Samp perché ha 4 punti e credo che sia un cuscinetto abbastanza sostanzioso nelle ultime 3 giornate di campionato. Poi ci sono Avezzano, Vigor Senigallia, Roma City e Chieti. Resto fino a Chieti, anche se potremmo mettere dentro potenzialmente anche il Notaresco, ma è veramente molto difficile. Diciamo ragionevolmente 4 squadre per un posto, Stefano. Sì, 4 squadre per un posto, e credo che l'Avezzano, vado a memoria, forse ha anche il calendario, non dico più semplice, per 2 posti, sì. Non dico più semplice. Oddio, sì, 2 posti, perdono. Non dico più semplice, però quello più abbordabile, Tivoli, Fano, credo, e Sora, l'Avezzano, credo, vado a memoria. Questo dovrebbe essere le ultime 3 dell'Avezzano, che se gioca come ha fatto oggi sicuramente ha tutte le carte in regola per qualificarsi ai playoff. E poi l'altro posto sarà complicato, chi sbaglia meno va ai playoff, però ricordiamo, playoff per cosa? Sempre lo stesso discorso. Beh sì, è vero. Per chiudere la stagione con un sorriso in più. Sì, anche quello, poi ecco. C'è... magari anche per obiettivi diversi da cui si era partiti, cioè il Chieti magari fa i playoff per buttare giù una pillola amara di un campionato così. Sì. Il Roma City idem, perché secondo me erano di quelle squadre candidate per organico a giocarsi qualcosa di importante. Invece il Notaresco lo farebbe contro ogni aspettativa, ecco. Si va verso la fine, adesso ovviamente chi sbaglia meno va a fare playoff, però alla fine sempre per giocare una partita in più, ecco, non per altro. Chi sbaglia meno oggi in eccellenza, bisognava non sbagliare, ha sbagliato tra virgolette, il più lo ha fatto il Teramo. Un saluto a Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a voi. Ben ritrovata, è finita con un pari la gara dello Zanni di Pescara, che evidentemente non passerà agli annali per essere lo stesso stadio in cui il Teramo ha conquistato 2 promozioni consecutive, e adesso c'è la gara interna con il Capistrello. Ci vediamo il tuo servizio della partita di questo pomeriggio, Spoltore Teramo 1-1, e poi facciamo le considerazioni. Festa rinviata per il Città di Teramo, che fa 1-1 contro lo Spoltore allo stadio Zanni d'Agostino di Pescara e rimanda la promozione in Serie D, che sarebbe arrivata con una vittoria. A 2 giornate dal termine del campionato, solo un punto separa ora i biancorossi dalla matematica. Primo tempo con Diavolo contratto, inizio di gara con un'occasione per parte. Dopo neanche un minuto Touré invita al tiro San Severino, che trova solo il calcio d'angolo. Minuto 6 e uno degli ex della gara, Cristian Ventola, rientra sul destro e chiama la deviazione in corner negro. Santirocco non trova al 17esimo il colpo di testa vincente, raccogliendo un cross di San Severino. Si entra poi in una fase di gara in cui lo Spoltore si distingue in positivo per fase di non possesso, mentre il Diavolo è poco preciso nella manovra.
Brivido per il Teramo al 38esimo. Ventola va via sulla destra e mette in mezzo con pallone che arriva poi all'altro ex di giornata, Matteo Di Giacomo, con conclusione di poco alta. Finale di tempo in cui comunque lo Spoltore sembra farsi preferire per atteggiamento. L'ultima occasione è per il Teramo, con De Giglio che di poco non trova la porta. Ripresa che si apre con l'ingresso di Cipolletti per Cangemi e con De Giglio che inverte la posizione rispetto a Touré. Proprio il 10 del Diavolo al quarto invita al tiro ancora San Severino, che trova Marini e Traversa a dire di no al tentativo dell'esterno. De Giglio protagonista ancora due minuti dopo. Cross di Cutilli, colpo di testa del fantasista che non trova la porta da buona posizione. Il Diavolo preme da inizio ripresa e ci prova anche con De Ferraioli, minuto 11, con Marini ancora pronto. Un minuto dopo Furlan, imbeccato bene sul secondo palo, chiama di nuovo alla parata l'estremo di casa. Nel momento migliore del Teramo arriva il vantaggio dello Spoltore. Lancio lungo di Di Giacomo, partenza di Polisena che raccoglie la sfera e con diagonale in fila negro per l'1-0 dei padroni di casa. Marini, classe 2006, ancora protagonista sulla gran conclusione di Ferraioli, e lo stesso fa poco dopo al 29esimo sul tentativo di Cutilli, con palla che bacia ancora una volta la traversa. Dopo la mezz'ora Pomante porta altra esperienza sulle fasce con l'ingresso di Van Zan per Esposito e con Cutilli dirottato al centro con Ferraioli. Ed è proprio Van Zan al minuto 32 a segnare la rete dell'1-1, che sarà anche il risultato finale. Il Diavolo troverebbe anche il vantaggio al 38esimo, ma la rete di Dos Santos viene annullata per segnalazione di fuorigioco. Il recupero l'ultima occasione per il Teramo, con De Giglio che prende la mira e dà solo l'illusione di un gol che invece non arriva. Si chiude così, il Giulianova si porta a 6 lunghezze di distanza in classifica. Il Diavolo domenica prossima sarà al Bonolis contro il Capistrello per provare a chiudere i conti proprio tra le mura amiche. Mister, festa rimandata, però manca soltanto un punto. Sì, festa rimandata, ci dispiace perché volevamo vincere oggi, però sinceramente abbiamo meritato di pareggiare, ma al di là di tutte le cose nel secondo tempo, però nel primo tempo non siamo scesi in campo, forse eravamo un po' contratti sia mentalmente che fisicamente, sentiamo troppo questa partita e si è visto nel primo tempo, poi nel secondo tempo ci siamo sciolti, abbiamo giocato molto ma molto meglio. C'è stata un'ingenuità secondo me sul gol loro, perché è una palla, un gol che potevamo tranquillamente evitare, poi la sfortuna sinceramente non ci ha dato la possibilità di vincere partita, perché abbiamo creato tantissimo, forse è la partita dove abbiamo creato di più nelle ultime 4-5, non abbiamo vinto, però questo è il calcio. Come ho detto prima, dispiace non aver festeggiato oggi, però dobbiamo rimanere tranquilli e sereni, perché adesso manca solo un punto in due partite. Non abbiamo rovinato nulla, ci siamo avvicinati ancora di più, un conto siamo persi, un conto però abbiamo pareggiato, ci siamo avvicinati ancora di più alla vittoria finale. Adesso abbiamo due partite per raggiungere questo obiettivo, è normale, non ti nascondo che l'obiettivo nostro è quello di chiuderlo in casa, perché meritiamo forse di vincerlo in casa quest'anno. Non era facile oggi far posticipare la festa del Teramo, voi ci siete riusciti con una grande gara, grandi parate da parte di Marini e un punto importante per voi. Diciamo che oggi era, non dico scontato che il Teramo festeggiasse, sentivo questo, però i ragazzi sono stati bravi, cioè non era semplice, parliamo seriamente, non era semplice, abbiamo dovuto gestire anche dei diffidati, perché Ranieri era diffidato, perché altri ragazzi erano diffidati, io ero diffidato, quindi sai che devi cercare di fare una partita importante, allo stesso tempo sai che non puoi permetterti di perdere giocatori, perché nelle ultime due noi ci giochiamo un anno di sacrifici. Abbiamo secondo me fatto una gran partita, innanzitutto dal punto di vista fisico, perché era il nostro, non lo so, era una situazione che a me non piaceva, e invece sotto la sosta devo fare i complimenti ai preparatori, perché abbiamo lavorato veramente tanto. Questo punto cambia poco dal punto di vista della classifica, ma cambia tanto dal punto di vista della convinzione, dal punto di vista mentale, perché l'abbiamo ottenuto con la squadra secondo me più forte del campionato, una squadra che è impressionante, squadra che oggi mi ha impressionato sotto tutti i punti di vista, quindi io credo che il Teramo, che abbia rimandato la festa di una settimana, voglio dire, cambia poco, non cambia niente, quindi noi ce lo siamo meritati, che nessuno dica che ci ha regalato qualcosa, perché dopo veramente mi arrabbio, che abbiamo sputato veramente il sangue per prendere il suo punto. Innanzitutto è un piacere rivedere Donato Ronci, davvero, insomma, per chi ha iniziato qui con il campionato di eccellenza tanti anni fa, e Donato era già in panchina, veramente un piacere. Poi Aia, vengo da te, perché è chiaro, l'obiettivo era chiuderlo oggi,
però posso dire, l'atmosfera non mi sembrava di persone che si stessero strappando i capelli. Marco Pomante non si è strappato i capelli, dai. No, neanche a fine partita, effettivamente c'era questa sensazione, ecco, ma anche perché insomma il vantaggio è comunque molto ampio e fare un punto da qui alla fine negli ultimi 180 minuti del campionato è obiettivo assolutamente alla portata del Teramo. Chiaro che oggi magari qualcosa nel primo tempo è venuto a mancare, come ha messo anche lo stesso tecnico del Teramo. Avevamo avuto già l'impressione durante la telecronaca, durante i collegamenti, che Teramo fosse abbastanza contratto, e probabilmente proprio per il fatto che comunque sentiva parecchio la pressione di questa gara, sentiva l'importanza di questa partita. Poi effettivamente della ripresa è arrivato il gol nel momento migliore della formazione di Pomante, ma effettivamente per numero di occasioni create non c'è stata praticamente storia. Ha fatto una gran partita l'estremo difensore dello Spoltore, non ha trovato una grande mira, diciamo, dai propri giocatori il Teramo, nonostante le grandi occasioni create, c'è stata poca concretezza, ecco, diciamo, anche se poi ci sono messi anche due legni. Però la sensazione che descrivi tu è anche un po' quella che si è sentita al termine della gara, cioè che comunque cambia poco rispetto a quello che è un obiettivo che è comunque raggiungibile, ovviamente, e rimane assolutamente ad un passo. Già domenica prossima farlo in casa tra le mura amiche, magari con la spinta di tanti tifosi del Teramo presenti, può avere un sapore anche diverso rispetto a quello che poteva arrivare oggi in casa dello Spoltore, che poi era una casa prestata dalla Turris Val Pescara allo stadio Zanni d'Agostino. Però insomma erano tanti presenti anche lì quest'oggi da parte della tifoseria teramana, però è chiaro che farlo in casa avrà sicuramente una sensazione e un sapore diverso rispetto ad oggi. Diciamo, mettiamola così, diciamo che il Teramo ha aspettato Francesco Di Francesco, che oggi non era presente. Esatto, l'ho pensato anche io. L'hai pensato anche te? Sì, per un infortunio. Che ha chiamato, ha detto fermatevi un attimo, ci vediamo settimana prossima. Esatto, il tempo di recuperare per essere presente anche lui. Prima è arrivato un messaggio che ti chiedeva, io espando un po' la domanda, perché il risultato di oggi chiaramente non sposta niente nella conferma o meno di Marco Pomante, assolutamente no, perché però amplio la domanda, quindi rispondo io per te, ma a te ti faccio rispondere ad una considerazione un po' più complessa, se vogliamo. Il Teramo è un punto dal traguardo, poi è chiaro che bisognerà sedersi a tavolino. E io credo, immagino che questa guida tecnica sia inevitabilmente confermata anche per l'anno prossimo. Beh, a rigor di logica ti direi che chi comunque ha accettato di scegliere il Teramo e guidare il Teramo in promozione è giusto che abbia le proprie chance, che comunque si è guadagnato, e parlo sia del direttore sportivo Paolo D'Ercole sia del tecnico Marco Pomante, anche in Serie D, questa che è stata comunque una risalita a cui manca veramente veramente poco per essere effettivamente concretizzata, appunto, il salto in Serie D. Da qui poi alla logica, è chiaro che bisogna sedersi, come hai detto tu, e dare atti concreti a questa volontà, se effettivamente ci sarà, ma non vedo perché non dovrebbe esserci, non solo appunto per una riconoscenza per aver accettato il Teramo di sedersi e seguire il Teramo e guidare il Teramo in promozione, ma anche per il lavoro fatto fino a qui. Quindi non credo che dal punto di vista lavorativo, tecnico e anche umano ci possano essere dubbi. Poi è chiaro, le parti dovranno sempre parlarsi, si dovrà parlare anche tra la società e quegli elementi che sono in odore di riconferma. Ovviamente penso a De Gidio, penso a Touré, perché sono tutti giocatori che dovranno trovare comunque un adeguamento contrattuale sedendosi appunto con la società, e saranno ragionamenti che si faranno appena sarà appunto realtà la promozione in Serie D. Poi, se vuoi, ti amplio ancora di più il discorso.
Vai, vai, c'è anche ampia, ampia. Tanto Maurizio scrive chiudi, ma questa sera non ha capito che gli è andata male. Vai, vai, amplia, amplia. Amplio perché poi una volta che sarà effettivamente la matematica a dire che il Teramo è in Serie D, oltre a questi discorsi di mercato si andranno a instaurare anche altri discorsi, tipo lo stadio Bonolis, ovvero il canone di locazione, il canone che il Città di Teramo andrà a pagare sarà uguale all'anno scorso. Ci sono discorsi in atto tra il comune e il gestore Franco Iachini tramite la Toleia, che sono tutti ancora da decifrare. La società rimarrà così in questa composizione o troverà altri innesti? Insomma, ci sarà tanta, secondo me, carne al fuoco poi, prima effettivamente di ritrovare il Teramo in un ritiro precampionato, da chiarire, anche perché poi sono considerazioni che andranno a influire anche sul budget, soprattutto per quanto riguarda il canone da corrispondere per giocare allo stadio Bonolis. Quindi sono tutte cose da definire e poi effettivamente non c'è molto tempo per farlo, quindi si dovrà lavorare alacremente per trovare una spiegazione e una definizione a tutti questi concetti. Certo, intanto scusami, io mi ero distratto un attimo perché dalle immagini del nostro grande Claudio Di Giacomo ero ammirato dallo stile con cui Ivan Speranza tira su la tabella dei cambi, stiloso anche quando chiama la sostituzione, davvero. Per far felice Maurizio Da Qui c'è anche una moviola, ti ricordo. C'è anche una moviola che vediamo. Se volete. Sì, sì, vogliamo. Eccola qua, il gol annullato a Dos Santos per posizione di fuorigioco. Io a velocità normale mi sembra che lo sia, posizione di fuorigioco. Siete d'accordo? Sì, 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 sì. Mi pare di sì. Sì. Anche tribuna non avevamo avuto questa impressione netta, però sì. Sì, io anche a velocità normale mi era sembrato. Anche perché, Andrea, dicevamo, per chiudere davvero, e poi davvero chiudo, l'anno prossimo il Teramo, benché dovesse essere una neopromossa, col nome che ha, non è che può fare un campionato di retroguardia. Non si può accampare la scusa di dire siamo una neopromossa in Serie D. No, è chiaro che ci saranno grosse responsabilità. Intanto per quanto riguarda Pomante, la prosecuzione del rapporto dovrebbe essere la cosa più naturale. Io la definirei doverosa. Però se arriva la San Benedettese, che non sale quest'anno, ha un progetto ambizioso, certo. A me piace Marco Pomante, ti faccio un contratto importante, sono pronto... sono io San Benedettese a prendere giocatori altresì forti da metterti a disposizione per andare in Serie C. Sì, certo, è chiaro che a quel punto io dico in assenza di quel discorso che fai te, la conferma è doverosa. Ma io penso che per il lavoro che ha fatto anche in Di Pomante, in quell'anno col Pineto, una rimonta clamorosa, poi forse un esonero un po' frettoloso la stagione successiva, il lavoro ottimo che ha fatto, perché tutti dicono oggi, anche Ronci, questa è una squadra che gioca, è una squadra che gioca, ben allenata, ben preparata. Cioè, non c'è soltanto il fatto che c'è una rosa forte, ma c'è anche un lavoro dietro. Quindi è un allenatore che potrebbe essere anche concupito da qualche squadra in Serie D che vuole fare un campionato ambizioso. Quindi è chiaro che bisogna parlarsi e poi io penso che Marco Pomante voglia competere per fare un campionato importante. Io non so se il Teramo sarà subito pronto per cercare di vincerlo, però se vince il Campobasso quest'anno e restano l'Aquila, Chieti, San Benedettese, forse qualche altra squadra che ora dimentico, magari salirà qualche altra squadra da qualche altro campionato, da qualche altra regione, la concorrenza sarà notevole e non si potranno fare brutte figure. Quindi poi ha ragione Agna quando parla anche di budget, vedere se la società resterà questa, perché a Teramo cercheranno di essere subito, o meglio, la piazza vorrà una squadra subito competitiva. Poi bisogna vedere quelle che ci sono se ci sono le risorse per fare una rossa subito competitiva, e quindi tanti discorsi molto molto aperti, ma occhio, perché Pomante è un allenatore bravo. Sì, sì, assolutamente. Poi ripeto, la concorrenza sarà tanta, sarà folta anche l'anno prossimo, però insomma è impossibile pensare di presentarsi l'anno prossimo a dire siamo il Teramo, siamo neopromossi. Agno, non so se sei d'accordo. Non credo che lo accetterebbe mai, una cosa non che non sta né in cielo né in terra. Comunque bisogna stare
immagino che l'obiettivo principale sia stare nella parte sinistra della classifica. Come l'Aquila quest'anno. Come l'Aquila quest'anno, come stanno facendo le nostre quest'anno, sono tutte nella parte sinistra, è tardissimo. Grazie a Maurizio Da Qui in regia, grazie ad Andrea Costantini, Stefano Recanati, Ania Cantagalli. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao. È stata una lunga serata. Lunga. Mercoledì torni te. Offside. Con Offside. Approfondimento sulla Serie D. Domani sera non perdete Replay con Enrico Rocchi per parlare, Andrea Costantini e tutti gli ospiti, per parlare di Olbia Pescara. Noi ci vediamo settimana prossima. Buonanotte.